Vediamo come si sente, se si sente, perché si sente, sempre molto importante. Brr. Vediamo come si sente. Direi che si sente. Ok, a sentire si sente, quindi direi anche che potremmo a breve cominciare. Allora, io appena mi cambia il coso. Ok, taggo anche Francesco. Perfetto. Ok, allora, cominciamo. Allora, questa sera voi interpreterete ovviamente dei risvegliati, non dei risvegliati particolari, ok? Ma dei risvegliati appartenenti alla fratellanza. La fratellanza, a differenza degli altri 5 ordini, funge un po' da FBI dell'alleanza, ok? Quindi il suo compito non è avere interessi politici, ma assicurarsi che tutte le minacce interne e esterne a Salvora non minaccino la struttura delle città, il loro ordine politico, eccetera, eccetera. Per accedere alla fratellanza, ok, c'è un processo di selezione molto, ma molto rigido. Questo lo spiega proprio il manuale. Non si può chiedere di entrare a far parte dell'alleanza mentre i vostri personaggi stavano vivendo la loro vita, ok? Sono stati convocati dal loro ordine che ha detto: c'è una richiesta per te se sei stato richiesto nella fratellanza. A questo punto comincia un periodo di selezione attraverso il cui il vostro personaggio prende parte a missioni e altre cose. Finito questa parte introduttiva di addestramento, ok, si viene smistati in tre ordini sotto categorie principali, che sono la mano, che è l'ordine prettamente bellico, ok, l'occhio, che è l'ordine prettamente investigativo, e la mente, che è la sottocategoria più oscura, perché sono tipo gli illuminati di Salvora. Qui nessuno ufficialmente conosce l'esistenza, ma dovrebbero esistere, almeno in linea teorica dovrebbero esistere. Voi avete superato i vostri test e siete stati smistati nell'occhio, ok? Quindi il vostro compito sarà essenzialmente tenere un basso profilo, fare grandi investigazioni per cercare di scongiurare le minacce di Salvora. E siete stati mandati in scorta, ok? Sotto copertura del generale Julius. Il generale Julius è un membro molto importante dell'alleanza, ok? È un essere umano, ma ciononostante le sue abilità da stratega gli hanno concesso di ascendere a ruoli molto alti, ok? Ed è stato incaricato dall'alleanza di cominciare a predisporre le misure di sicurezza per cambiare la sede del Gran Tribunale da Giarrillo a Liboria. L'alleanza è governata da questo gran tribunale che ogni tot anni cambia la sede, ok? Liboria è praticamente a sud-est, ok? Per capirci, della penisola di Salvora, mentre Giarrillo è a nord, cioè tutt'altra Sì. parte. E questo cosa ha causato? Ha causato il fatto che, essendo molto lontani, i liboriani un po' delle leggi dell'alleanza se ne sbattono, ok? Per questo motivo è partito questo progetto politico di spostare il Gran Tribunale e obbligare i liboriani a sottomettersi, mettiamola così, alle leggi. E quindi vi dicevo, voi siete stati affidati come scorta, quindi voi ufficialmente siete guardie del corpo, ok? Neanche Julius sa che fate parte della fratellanza e dovete appunto scortarlo. Siete sulla nave, ok? State arrivando, sono passati ormai qualche settimana di viaggio e cominciate a vedere in lontananza. Io metto l'audio, ok? Cominciate a vedere in lontananza i moli il molo di Liboria. Venite convocati dal generale Julius, ok? Quest'uomo anziano, capelli bianchi, poca barba, sguardo molto molto severo, che vi guarda e vi dice: io non vi conosco, però siete stati assegnati
assegnate la mia scorta, quindi immagino che voi siete ottimi elementi. Non vi mentirò, stiamo andando in un territorio difficile. I livoriani sono pigri, sono criminali per loro natura e quindi sarà molto, molto, molto importante il vostro contributo. Non mi aspetto che le cose vadano bene, non mi aspetto che i liboriani collaborino, ma col nostro pugno di ferro riusciremo a riportare l'ordine in città. Nel frattempo, mentre lui vi parla, cominciano i preparativi per l'attracco e lui vi dice: se non siete già armati, posso provvedere io a darvi tutto il necessario. Quindi, voi tre di bello, ditemi un po' cosa vogliono i vostri personaggi come equipaggiamento. Tenete presente che Awaken, okay, ha una tecnologia medievale appena appena precedente alle armi da fuoco, ok? Quindi archibugi e cose così, no. Però tipo le balestre già ci sono, ok? Quindi dalle balestre in giù potete chiedermi qualsiasi cosa. Chiedete tranquillamente, dittato segno tutto. Cioè, lui ha tipo un'armeria Sì, portatile. esatto. Beh, se tu un generale dell'Alleanza c'ha dietro un bel po' di Ok, scorta. le diverse armi come si comportano? Nel senso, una balestra è più veloce e più lenta di un arco, come nella realtà è più Allora, lenta? sì, allora devi tenere presente Ok. questo. L'arco, per esempio, tira ogni turno, la balestra, sia quella leggera che quella pesante, ha bisogno di almeno un po' di turni Un per turno per ricaricarla, ricaricarla. esatto. Ok. Cosa che ovviamente si bilancia col fatto che tiri più Fa dadi, molto più male, esatto. certo. Ok, quindi da quel lato lì è la stessa cosa. Poi in realtà tanto non è questione, cioè se si fa se il combattimento si gestisce con successi contro fallimenti, in realtà secondo me è più importante la frequenza. Quindi io voglio assolutamente un arco Ok, Marco. e delle armi da combattimento ravvicinato, tipo pugnali o spade corte al massimo, quindi Spade direi corte va benissimo. due spade corte, dai. Armatura vuoi qualcosa? Come si dividono? Classico, leggera, Allora, media, le pesante? armature si dividono in molto di più in realtà. Ok. Essenzialmente si basa più la vuoi pesante, meno sarai agile, proprio così, Perfetto. essenzialmente, ok? Però ovviamente tiri di più in difesa, tutto lì. Quindi Chiaro, ma io dimmi. punto a essere agile, quindi la voglio più Ok. leggera. Ok, quindi un'armatura di cuoio va benissimo. Assolutamente sì. Guarda, io ti direi come lui, anche perché direi che avendo punti su distanza e agilità, Perfetto. poco sicuro non prendo un martellone, quindi anch'io due spade corte, un arco e l'armatura leggera. Poi siamo spie, quindi cioè, Eh sì. non è che va in giro col martellone. Il martellone a due mani. Ehi! Esatto, per farsi notare subito. Sì. Io volevo una spada lunga, però che la tengo ben, insomma, celata. E un'armatura quale vuoi tu? Che vuoi? Allora Luca diamo una bella cotta di maglia, che è leggera, così non prende Grande, freddo. grazie. Ma una Sì, domanda. infatti. Dimmi tutto. I nostri tre personaggi tra di loro si Sì, conoscono già per bene? comodità, sì, già vi Perfetto. conoscete, già Ma avete noi fatto da qualche dove missione. abbiamo ucciso? Arrivate da tutto Salvora, perché il vostro addestramento vi ha portato a girare un po' tutte le città. Adesso siete partiti da Giarrillo col generale, ok? E lo avete scortato fino a Liboria in nave. Quindi, Ok. finito tutto questo bel preambolo, la nave nel frattempo è attraccata, ok? Vedete che ad accogliervi ci sono un sacco di cittadini curiosi, giustamente, perché i liboriani sono molto, ma molto contrariati a questa proposta e vogliono vedervi fallire in prima fila, ok? Molto bene. Il generale, tutto sommato, cerca di fregarsene e comincia a far sbarcare le truppe per dividere la folla e per creare un passaggio. La folla nel frattempo comincia a mormorare: ah, ecco, questi sono quelli di Giarrillo, sono arrivati a renderci schiavi. Vabbè, però nessuno alza troppo la voce, c'è un brusio generale, mettiamola così. E cominciate a sbarcare, ok? E nel momento in cui Julius mette il piede sulla banchina, lancia un'occhiata sulla folla che si ammutolisce perché
Le sue occhiate sono leggenda, tant'è che nessuno osa sfidarle. È un vecchio generale, si conosce chi sia. Nessuno vorrebbe averlo come nemico essenzialmente. E cominciate a spostarvi dal molo verso la piazza principale della città. Quando entrate nel quartiere di Pozzo Marino, che è il quartiere principale di Libore, il quartiere centrale, ok? Trovate ad attendervi le guardie cittadine. Che vedono il grandissimo ritorno per chi segue Awaken del vice capitano delle guardie Sirin, che è il personaggio che io stesso ho giocato e che adesso ho messo come Credibile. NPC, che viene ad accogliervi, dice: generale, è un onore essere qui presente, ad accogliervi. Sfortunatamente il capitano delle guardie, mio superiore, sta combattendo una minaccia varga un poco distante. Purtroppo la città ultimamente sembra soffrire parecchio di questo problema. I Vargan, questi PG sanno, sono le entità più pericolose, che sono esseri in forma umanoide ma molto simili a demoni, con lunghi artigli, orecchie lunghe. Come si dice? Sono quasi invulnerabili all'acciaio, quindi serve veramente sforzo per farne fuori uno. Voi immaginate queste orde di Vargan che girano per la città, per i Ecco, territori intorno alla che città. simpatici, belli, belli. Ecco, immaginate 100, 200 di quelli che girano, serve che l'esercito li contenga. E quindi c'è il vice capitano Sirin ad accogliervi. Dice: non serve che portiate tutto il vostro esercito con voi, basta un piccolo gruppo, ok? Tanto le guardie cittadine assicureranno la vostra sicurezza. Julius, tutto sommato, accetta, ok? Vi guarda, voi guarda voi tre, dice: voi tre venite con me, gli altri possono rimanere dietro. E vi porta, ok, su per la salita che porta al palazzo di Liboria, dove vive il primo cittadino Gento. Le città dell'Alleanza sono governate da primo cittadino o prima cittadina, a seconda del sesso, e sono delle specie di mega sindaci, ok? Vengono eletti ma non hanno discendenza o altre cose. Sono di fatto dei funzionari, ok? Mettiamola così. E man mano che entrate nel palazzo di Ghent, vedete appunto guardie che sorvegliano, eccetera, eccetera. Sembra tutto abbastanza sicuro. Entrate Ma nel. le guardie, scusami, le guardie sono comunque, cioè ci guardano con sospetto, comunque sono ligi alla legge, No, insomma, sono ligi penso. alla legge, anche perché vogliono evitare casini, quindi il meglio è fare i bravi. Noi abbiamo qualche, non so, lascia passare, timbro, qualcosa che ci identifica come le guardie del corpo, oppure... No, 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 voi non avete Ok. nulla di ciò. Avete solo la parola Ok. di Julius, che vi presenta come suoi guardie del corpo, quindi. Appunto, entrate nell'ufficio di Gento, che è padre cittadino. Lui si fa trovare in pompa magna con grandi abiti, un accenno di armatura, giusto per farsi un po' il figo. Accoglie calorosamente il generale Julius e auspica che la transizione possa avvenire senza troppi problemi, ok? Nonostante ciò, mentre lui parla, vedete chiaramente il viso di Julius non sembra particolarmente colpito dalla cosa. Poco dopo Gento vi dice a voi tre e al vice capitano delle guardie Sirin: aspettate fuori, ok? Fate attenzione che non entri nessuno, ok? Detto ciò, venite calorosamente accompagnati. Accompagnati alla porta. Sì, poco fuori dall'ufficio, quindi comunque potete sentire quello che accade all'interno. Sentite che cominciano a parlare di organizzazioni, dove mettiamo le truppe, come le foraggiamo, c'è il luogo per il gran tribunale, cose così, no? Nel frattempo, Sirin comincia a parlarvi, vi aggiorna un attimino sulla situazione, del fatto che è provvidenziale l'arrivo delle truppe del generale, perché appunto il problema Vargan sta facendosi sempre più grosso e la cosa rischia di sfuggire di mano, ok? Mentre lui sta parlando, sono passati 10-20 minuti, ok? Dovete fare un bel tiro percezione. Come si tira in questo gioco? In questo gioco, quando io dico tirate percezione, ok? Voi dovete tirare un numero di dadi pari a
la caratteristica, ok, quindi in questo caso intelletto, più il numero di dadi presente su percezione. Buono. Ok, quindi lo tirarne qua. Andate sul vostro bel roll e vediamo cosa viene fuori. Ok, come si tira? Ah, giusto, dovete fare, allora, cancelletto. Ok, in chat? Sì, cancelletto il numero dei dadi, ok? Ok. E poi il tipo di dadi, in questo caso di 6. Quindi 2 di 6. Quindi io in questo caso devo tirarne 4, giusto? Sì. Perché ne ho 2 sotto intelletto, ok, quindi cancelletto 4 di 6. Cancelletto 4 di 6, tutto attaccato, giusto? Sì. Ok, quindi avete fatto un successo a testa. Allora, notate, ok, che improvvisamente... Voi li vedete i singoli risultati? Sì, mi sembra di averglielo fatto mettere l'auto spa. Sì, 5 più 1, 1 più 6 più 3 più 4. Allora, allora, mentre siete fuori nell'anticamera dell'ufficio, sentite che a un certo punto la discussione tra i due si è interrotta incredibilmente. Dopo poco ho sentito un urlo. Ok. Si riesce a capire di chi sia l'urlo, cioè di uno di qualcuno, sì, che è dentro? L'urlo è di Gento, lo sentite chiaramente che è l'urlo di Gento. Ed è un urlo di dolore, quindi... accappato il padre cittadino, grande Iulio. Molto bene. Ma una domanda, Sirin è con noi lì nel corridoio? Sì, se sì, n'è sì, andato? Sì, sì, no, no, Sirin è con voi, vi sta tenendo, cioè, tiene compagnia. Vabbè, allora io mi lancerei ad aprire la porta. Ok, va benissimo, allora aprite la porta e vedete che ci sono. E c'è Gento che ha ricevuto una pugnalata... nel fianco, ok, da due individui che sono vestiti completamente di nero. L'unica cosa che vedete sono gli occhi ambrati, quindi capite che sono due risvegliati, ok? Sono due risvegliati che sono comparsi all'interno della stanza, sono vestiti come degli assassini e hanno pugnali e spade corte appresso, ok? Hanno pugnalato Gento, ok, senza, non è una ferita mortale, quello si capisce, però comunque vada... hanno cercato di tentare la sua vita e adesso vedete che stanno combattendo contro il generale Julius, che sta venendo respinto colpo dopo colpo, perché 2 contro 1 non ce la fa neanche lui. Ma scusa, è stato subito una sola coltellata, riusciamo a capire questo? Se sì, 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 no, è stato attaccato all'improvviso da uno solo e basta, non... poi è caduto a terra cercando di trovare un angolino in cui nascondersi dalla paura. Quindi sono degli assassini scarsi, bene. Ok. Il coltello è ancora incastrato o no, è no, stata una pugnalata? No, ce l'hanno in mano, anche perché appunto stanno combattendo adesso in due contro il generale, che sta cercando di difendersi come può. Ok. Allora, come funziona adesso? Okay. Nel senso, andiamo all'arrembaggio tutti quanti? C'è un ordine? Allora, cioè... tutte le azioni... Allora, il combattimento è diviso in 4 fasi che sono contemporanee per tutti quanti, ok? Okay. Allora, la prima fase, semplicemente, voi mi dite se volete usare un potere, muovermi, fare manovre strane, e poi dopo combattete vero e proprio tirando i dadi, ok? Però, a meno che voi non mi diciate altrimenti, tutte le azioni avvengono in contemporanea. Non c'è un limite fisso di tempo, ok? Cioè, la cosa ovvia è che, essendo che tutte le azioni avvengono in contemporanea, se... Darko ci mette 5 secondi, l'altro non ci può mettere 2 ore, ovviamente. Quindi cercate di avere tempi molto simili. Ok? Ma poi, io... Vabbè, vai, vai. Poi, la seconda fase è quella... nella seconda fase voi mi dovete dire, appunto, se utilizzate poteri, ok? Perché si tirano a parte prima del combattimento. Nella terza fase tirate i dadi per il combattimento. Nella quarta si calcolano i danni, ok? Quindi... è una cosa molto veloce e molto semplice. Quindi voi siete voi tre e Sirin accanto, ok, contro i due stronzoni. Io avevo una domanda tecnica. Sì. C'è una finestra? Sì, c'è una grossa finestra che dà sul mare, che però vedete non è stata rotta. Ok, quindi... Ma siamo siamo a livello superiore dal piano terra, perché siamo saliti, sì, no? Sì, 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 sì. Siete circa
siete 2 o 3 piani in alto rispetto al piano terra. Allora, Senti. vai, vai. siccome vedo medicina, e per me va bene, io corro a vedere di salvare il pinco pallino Jolly che sta in un angolino tremante. Tanto noi siamo voi due più l'NPC più il generale, quindi 4 contro 2, e nel frattempo dovreste riuscire a gestire il Dicono combattimento. tutti così. Esatto. E invece mi giro e siete morti tutti. Ma io volevo provare a buttarne uno giù dalla finestra. È fattibile questa Sì, cosa sì, in sì. termini di spazi? Sì, è fattibile, devi fare solo attenzione particolare a non cercare di non centrare Julius, ma un po' di attenzione ce E la a puoi non fare. andarli appresto, direi io. Ah! Andrea, che dici? Qual è la tua idea? Ma io sono sempre abbastanza cauto e pacato e avrei già preso l'arco, più che altro, più prima di avvicinarmici. Vorrei sfoltire, sono due, se si riesce a eliminarne uno senza andarci in corpo a corpo, per me, per il mio modo di vedere, è meglio. Quindi userei le frecce. Ok, allora facciamo così, Quando sono che... due, tiro a quello a cui non punti tu, così evito di Ok, cilindrarti. allora io dato che ho armi a distanza, provo a fare questa carica così Ok, magari uso, perché vai, vai. essendo svegliati potrebbero essere problematici su diverse cose. Così buttato giù, insomma, non può fare niente, cioè non possono volare. Forse non possono volare. Forse, esatto. Esatto. Caccia due ali giganti e tutto da fuoco. Ok, allora in che Ok, allora, ordine? quindi la mia azione era quella di fare una carica e dargli una spallata, qualcosa del genere, e spingere uno dei due. Ok, quindi nel tuo caso devi fare correre che è agilità più fisico, se non sbaglio. Sì. Quindi la devo tirare adesso, prima di... Sì, perché tanto abbiamo deciso che i poteri non ne volete usare, quindi... Se non dovete usare Ok. poteri, andate pure. O per Francesco facciamo una cosa a parte perché lui non è in combattimento, quindi deve fare un'altra roba. Ok. Io posso già tirare. Andrea invece deve sapere come funziona. No, più che altro l'azione di prendere, impugnare Ah no, l'arco e la freccia. l'azione di allora, le frecce sono infinite, l'azione di prendere l'arco consideriamo che sia istantanea in questo gioco, è molto Ok. molto molto easy. Allora, tu vedi sulla destra della tua scheda, ok? Hai tre specchietti che sono i tre specchietti del combattimento e sono disarmato, mischia e Disarmato, mischia. distanza. Quelli sono, che sotto hanno delle voci, tu devi tirare il numero di dadi, ok, corrispondente per ognuno di quei dati. Nel tuo caso devi tirare il numero di dadi pari al fisico. Poi Ok, 4. Poi. Ok, ci aggiungi l'armatura che è più un dado, 5. l'arco che è più un dado, 6 e e poi... Perfetto, distanza non c'è niente, quindi hai 6 ho 0. dadi. Ok, quindi sono. Teoricamente, aspetta, questa è una cosa importante, di questi 6 dadi tu a priori nel combattimento mi devi dire quanti ne tiri in attacco, quanti ne tiri in difesa. Essendo tu abbastanza lontano perché tiri con l'arco, puoi anche in questo caso tirare gli altri 6 in attacco, ok? Perfetto, ok, invece se fosse un corpo a corpo magari mi Esatto, comandare meglio. esatto. Perfetto, bello, mi piace, ovviamente tutti e sei in attacco. Va bene. Tranne Tranne l'armatura. l'armatura, il dado d'armatura si ti tirano sempre, quindi almeno uno in... Allora sono 5 attacco, 1 Esatto, difesa. Perfetto, esattamente. dimmi poi quando posso Vai, procedere. vai, vai Quindi tanto 5, mentre lancio ci i 5 di parte. 6 adesso, e il Ok, D6 separato dall'armatura va dall'altra sì, parte. perfetto. Ok, hai fatto un successo, meno male, almeno quello. Vediamo invece Luca. Io faccio quindi questa prova di Sì. agilità, fisico più agilità, lancio Sì. 4 di 6, incredibile come ce la farò, mamma mia, sono super in corso. Ah, vabbè, dai, è Ok, successo. adesso. Ok, tu finisci contro la finestra e io Ok, prendo il allora. generale, mi piace. Allora, vediamo intanto i tipini che hanno 7, no, hanno 9, ok, 9, quindi fanno 6 e 3.
mi piace l'ordine mentale, adesso vi ritiro, così intanto io non ho niente da nascondere, quindi 6 di 6. Allora, questo è quello che è prestato, quello a cui hai tirato la freccia tua essenzialmente, e sta andando in attacco, ok? Due successi, me, va bene. Mentre in difesa fa 1, ok? Quindi allora, lui sta combattendo contro il generale Julius. Riesce a tirargli essenzialmente una gomitata, ok? E a fare questo lo getta per terra e fargli perdere l'arma. Però poi nel frattempo si accorge che sei tu e riesce fortunatamente a schivare la freccia, ok? Vabbè, ho beccato Oliver Queen. Sì, Ok, va bene, abbastanza. quindi. Come Sì. funziona vi spiego anche come funziona la conta dei danni. Il tuo punteggio di attacco si sottrae al suo di difesa se c'è almeno uno, hai fatto un danno, altrimenti no, essenzialmente, ok? Se tu avessi fatto tipo 5, 5-6 o 5-5, gli avresti fatto 5 danni in questo caso, perché lui l'avrebbe tirato via uno, essenzialmente. Mentre, Ok. invece, vediamo se quello di Luca è un po' più figato. Allora, quello di Luca ha 3 in fisico e 2 in agilità, quindi 5 di 6. Ok, anche lui, mamma mia, va bene. Allora, Dei ninja sono questi. no, Porca vabbè, troia. in questo caso Luca gli salta addosso, ok? Non riesce a buttarlo giù dalla Dall'arma. finestra, però riesce a buttarlo a terra, a fargli perdere l'uso delle armi e stare sopra di lui. L'ha di fatto buttato a terra. Ma tra l'altro la finestra hai detto che non era rotta, quindi probabilmente era anche chiusa, Sì. quindi anche nel Era un caso avesse fatto un mezzadrillo. gran successo, al massimo questo si Ma io stampava dentro la finestra. speravo di fare 4-6, quindi Buono! Buco nella finestra, lui cade e sputato fuori dal palazzo, i dadi esatto. hanno purtroppo hanno Ottimo. parlato. Nel frattempo, Francesco, Vediamo se io ammazzo il tipo o lo riesco. mi devi fare una prova di appunto intelletto più medicina. Quindi 4 dadi, Sì. giusto? Perché ho 2 e Sì, 2. sì, sì, sì. Quindi sono 4 di 6. Non ho messo il cancelletto. Cancelletto 4 di 6, giusto? Sì. Ok. 3, 5, 2, 4. Un successo. Buono. Ok, perfetto. Allora, ti avvicini a lui, riesci a strapparti un lembo del mantello, ok? A fare una piccola fasciatura in modo che il sangue smetta di uscire così copioso, va bene? Ok. Nel frattempo, altro giro, altra corsa. Riditemi voi due cosa volete fare. Vi ricordo che c'è, allora, quello che ha schivato la freccia che è tranquillo e beato, ok? Che è poco distante da Julius che è a terra, mentre invece Luca ha spalmato per terra l'altro, quindi ha perso l'arma. Ok. Allora. Io a questo punto, visto che con le frecce non sono stato abbastanza buono, direi di caricare quello che ha schivato le mie frecce, anche per proteggere il generale che nel mentre ha perso l'arma, che quindi potrebbe anche far la fine del sorcio. Ok, perfetto. Quindi, ok, tu proprio fai questa prova che ha fatto prima Luca. Tu Luca invece cosa vuoi fare visto che sei sopra la persona? E posso fare allucinazione sulla punta della mia spada, facendo comparire, tipo che facendo credere che la spada sia tipo infuocata, cioè non infuocata, tipo che scotti, insomma, che sia Arroventata. arroventata, esatto. Va bene, tira per vedere se riesce a attivare il potere. Incredibile, un D6, non ce la farò mai. Forza! Aspetta. Ah, perché così si caga, capito? È un po' particolare la cosa. No! Ok, tira per vedere quanta corruzione ti prendi. Ok, Ovviamente. allora. La mano con cui stringi la spada la senti sempre più calda, a un certo punto ti brucia talmente tanto che perdi la spada, ok? E Vabbè, però è una bella idea comunque. era una bella idea, ma è andata malissimo. E il tipo vedi che ghigna e prova a tirarti un pugno, quindi anche tu tira per Castagnolo. esatto, tira per il disarmato e vediamo come va. Nel frattempo
Vediamo come va la prova di caricare, quindi sempre fisico più agilità. Ok, quindi sono 6 dadi. Sì. Devo dividerli tra attacco e difesa No, anche no, in no, questo no, 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 caso? questa è una prova No. precedente al Ok. combattimento, come se tu non fossi in combattimento in Perfetto. questo momento. Quindi 6 di 6. Sì. Due. Addirittura 2 successi, eh. Vabbè. Meglio di niente, Vediamo, però. vediamo lui che fa 5 di 6 cosa combina. Tre, Ma figurati. Figurati, figura ti schianti contro un muro praticamente. Cioè, di merda. gli salti addosso, ma lui ti prende e ti butta a terra essenzialmente. E dice, ma vai Ok. via, sì. Ma il Va bene. nostro NPC nel Sì, il frattempo sta vostro facendo qualcosa? NPC adesso arriva Ok. essenzialmente. Allora, vediamo prima Luca in combattimento cosa fa. Visto che Io comunque. cerco di. Io ho perso l'arma, Sì, quindi. siete tu disarmati, siete tu sopra di lui a pugni, a pugnazzi. Posso cercare di mettergli le mani alla gola e strozzarlo. Certo, va bene. Fai fisico più mischia. Ok. Sì, Abbiamo perso quattro. Francesco. Tornato, ok, scusa. No, no, sono qua, sono qua. Perché No, ma sono la pronti a stanza ti risparire, dava, scusami. esatto. Io lancio questa quindi come prova, quindi non Sì, faccio attacco e no, difesa. no, no, come Ok. la prova, come la prova. Due, vediamo lui cosa fa. Allora, lui ha in mischia 1 e 3 in coso, quindi fa 4. Ok, Mamma mia, allora, incredibile. riesce a mettergli le mani al collo, lui cerca di divincolarsi, ok, però con sempre meno forza, tu nel frattempo stringi, 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 dopo un po' vedi che gli occhi. Si perdono un attimo e il tipo sviene, ok? Perdi i sensi. Nel frattempo, Sirin si getta sull'altro sicario e insieme al generale Julius, che nel frattempo si è alzato, riescono a ucciderlo sul colpo perché riescono a distrarlo e colpirlo. Ora, la situazione l'avete risolta, avete un cadavere e uno praticamente più svenuto che altro, ok? Cosa fate? Ok? Cosa fate? Chiedete, aiutate Gento? Volete interrogare qualcuno? Diteci. Allora, prima di tutto vorrei usare l'abilità quella per vedere visione dimensionale Sì. per due motivi. Uno, voglio capire da dove sono entrati gli assassini, se erano già qui, già nella stanza prima, quindi cerco qualche aura, qualche colore. Allora, quello non c'è bisogno che usi visione dimensionale Ah, ok. perché quando vi guarda, Julius dice che i due sono teletrasportati all'interno della stanza. Sono proprio poppappati fuori. Puff! Cazzi, escono dalle pareti. Esatto. Allora, niente, volevo sapere quello, quindi non Vabbè, però lo se è un complotto di Julius, complotto di. è un complotto di No. Julius. Non è che puoi chiederglielo così. Julius, per caso hai No, ucciso. no, no, dico, mi chiedo questa cosa. Vabbè, lui ci dice quindi che si siano trasportati entrambi, Sì. ok. Va bene. Ok. Gento comunque conferma la cosa, dice sì, sono teletrasportati, sono arrivati dal nulla, mi hanno attaccato, eccetera, eccetera. Gento è sempre più spaventato perché tra tutti i padri cittadini non è quello col sangue più freddo di tutti, insomma, ma va bene. Styrian nel frattempo si è gettato sopra Gento per assicurarsi che stia bene, ok? E Julius per primo comincia a frugare nelle tasche dei sicari a tirargli via la maschera. Qua. Beh, immobilizziamolo quello che è solo svenuto, Sì, credo, va no? bene, sì, poi. Sì. C'è anche bisogno che tiri perché tanto non può difendersi, quindi prendi. Lo Ok. immobilizzi. E tirando via la maschera, Gento e Siren riconoscono i due risvegliati, sono i fratelli Rosencrantz, ok, che fanno parte della nobiltà liboriana e sono noti membri dell'ordine Seabog. Ok? Ok. Vivono in città, praticamente poco vicino alla piazza, e appunto fanno parte dell'ordine Seabog. Queste informazioni ve le danno tutte, te le danno tutte, quindi dovete capire adesso cosa sia successo. Julius vi guarda e vi dice, capite chi siano questi, perché abbiano, cosa abbiano tramato e chi ci sia dietro essenzialmente. Quindi Julius vi ha dato un ordine ufficiale che è trovate
il colpevole di questa cosa, essenzialmente. Ok, beh, che poi insomma, le motivazioni sembrerebbero abbastanza lampanti, no? Ma possiamo interrogarlo, quello lì svenuto? Volete interrogare quello svenuto? Sì. Magari in una stanza più piccola, buia Va e benissimo. cattiva. Va magari penzolante dalla finestra, magari col fatto. Anche un'idea. Ditemi voi, sono aperto a idee. Ditemi, ditemi. Oddio, sai, l'idea dell'appeso. Però in realtà se poppano in giro forse appeso non è tanto. Sai, magari si poppa via e. Ma scusa, ma se loro poppano in giro, no? Adesso io non so bene come funziona in questa ambientazione la magia o cose del genere. La magia non Avranno qualche. guarda, guarda, la magia non esiste, ci sono solo i doni dei risvegliati e basta. Perfetto, quindi è qualcosa di tecnologico questo, oppure un loro No, 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 dono. no, Poi. esiste, no, no, è un dono disponibile nel gioco che è il teletrasporto. Boh. Ok, allora perfetto, come non detto, allora non, tutta la mia indagine mentale non serve a niente. No, pensavo avranno avuto qualcosa addosso che usano per. No, 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 boh, è tra un l'altro loro voi sapete, potere. tra l'altro voi, i vostri personaggi lo sanno perché i doni sono abbastanza noti, ok? C'è una sorta di grande cultura dei doni dei risvegliati a Salvora, perché voi sapete che per riuscire a teletrasportarsi loro interi sono anche molto bravi con questo dono, ok? Ok. Come glielo possiamo disattivare? Nel senso, come evitiamo. Non c'è. Non si può evitare. I doni, niente e nessuno può impedirvi di usare, non ci sono manette strane che inibiscano i doni o cose del genere. No, non lo so, magari sai, se è una cosa visuale lo bendi e quindi non entri in contatto con gli occhi, però effettivamente se è un teletrasporto non. Curiosità, presentano dei segni di corruzione? Allora, quello sì, ok, perché innanzitutto tutti i risvegliati almeno un segno di corruzione ce Certo. l'hanno perché è il giorno in cui sono svegliati, ovviamente non erano in grado di Di controllare controllare il proprio la testa. potere. Quindi sicuramente vedete che hanno lungo il collo alcuni segni di sangue, così. Ok. È giusto per capire se che ne so, meno ne vedi, più puoi stabilire se lo fanno da poco o se sono particolarmente bravi e quindi. Esatto. Può essere tutte e due le cose. Quindi c'è sempre questa ambiguità, ecco, diciamo così. Non sapete se voi questi qua i poteri non li usano mai o se Certo, sono veramente in gamba, quindi non. bravissimi e gli va sempre Esatto. bene. Esatto. Ok, e in questo caso in loro comunque non vediamo dei grossi segni se non quelli, diciamo, base che Esatto, uno ha esatto. dal risveglio. Ok, ma senti una cosa: questa è sempre domanda a livello di Sì. ambientazione. Ma da quant'è che è avvenuto il primo risveglio? Cioè, più o meno Ah, anni, il primo mesi. risveglio probabilmente anche un millennio buono prima. Ah, ok, cioè una Quindi roba se è una molto. cosa. Sì. Perfetto, Non, perfetto, non, ok. non. Tant'è che appunto i risvegliati sono diversi, ma sono integrati nella società. Ci sono leggi, hanno diritti, Sì. hanno cose. Quindi non c'è niente di nuovo, ecco, mettiamola così. Ok, perfetto, perfetto. E niente, quindi non so, per interrogarlo per me va bene la violenza. Io direi di interrogarlo appunto, sì, anche perché Sì, poi sì, se sì. va lo ritroveremo, lo uccideremo. Poi potrebbe anche fallire nell'utilizzo del dono. L'incertezza lì si taglia una mano o un piede Esatto. per partire, così almeno se si teletrasporta, si teletrasporta un po' storpio. Ok, Ok, vabbè, quindi. lo portiamo in una stanza magari più Sì. appartata, più sempre legato, e lo svegliamo in maniera molto, molto malamente. Perfetto. Allora vedete che c'è il generale Julius che vuole seguire a tutti i costi, ok? Ok. E quando entra, ok, vedete che comincia a prendere lui stesso a schiaffi il tipo per farlo svegliare e fargli sputare il rospo essenzialmente. Sembra ogni tanto che ci prenda un po' troppo gusto con gli schiaffi che tira, però comunque va del tipo bene o male si sveglia, ok? Ok. Si sveglia appunto e Julius comincia chi ti manda e cosa ci fai qui, eccetera, eccetera, ma il tipo ovviamente non risponde, non risponde, non risponde, ok?
Non mi ricordo se qualcuno di voi abbia poteri mentali. È il solito caos mentale. Io, mente asservita, potrei Sì. chiedergli confessa, Sì, con standard. mente asservita potresti chiedergli di cosa. Oppure se volete giocarvela voi in altro modo, ditemi. Cioè, voi siete spettatori mentre il generale Julio sta pestando il tipo, essenzialmente. Quindi, se volete Aspetta, fermarlo. il generale però non sa che noi siamo risvegliati, vero? Sì, lo sanno, sanno tutti. Ah, lo sa, È ok. quasi impossibile nascondere il fatto di essere svegliati perché siete tutti magrissimi, ok? Molto atletici. Perché avete il metabolismo iperaccelerato. In più avete quasi tutti gli occhi ambrati e i segni di sangue, Ok. quindi Ah, giusto, non giusto, si può giusto, è vero, nascondere il fatto di è vero. essere svegliati. Vabbè, allora a questo punto sì, direi, se non abbiamo altre idee, confessa Alzargli le unghie con la punta di un coltello, le unghie della mano, questo tipo di torture un po' più medievali. Secondo me, Ditemi tanto al cosa massimo. fate. Esatto, ditemi cosa fate e via. Ok, Proviamo con la tortura e poi semmai usiamo le maniere allora, più per magiche. la tortura è come se fosse una prova di intimidire, quindi in questo caso fate fisico, ok, più espressività. E a seconda di chi tira, tiri un dado in più come bonus creativo per la tortura. Delle Vabbè, tu l'hai unghie. pensata, fai Va tu le bene, io unghie, vado a direi. fare con il sollevamento unghie, Vai. con la punta del coltello, le unghie delle mani. Tremendo. Vai. Ok, quindi hai detto fisico più espressività, quindi Sì, 4 e basta nel mio caso. più uno, perché hai avuto l'idea, Sì. no? Quindi Ah, 5. quindi 5. 5 di 6. Oh. 3 successi, ok, vediamo lui Adesso lui risalverà, ne quanto riesce a avrà 6 di resistere. dadi da lanciare. E anche senza mani non parla. No, dai, lui è. A 7 dita dice unghia più, unghia meno, non succede Anche questo tipo di niente. lancio contrapposto va abbastanza liscio. Facciamo così. Ok, un solo successo, quindi lui all'inizio cerca un po' La prima resiste, ma già la seconda e la terza comincia Ah! a cantare tutto quello che vuoi. Essenzialmente ti dice che hanno ricevuto una lettera, ok, che è ancora a casa, fatta apposta cioè fatta apposta, che li ingaggiava Uccidere per Gento. uccidere Julius e Gento. Ok. Tutto lì. Vi dice anche che il loro ordine non ne sapeva nulla, ok, una cosa loro dei fratelli e basta, che l'ordine dei Seaborg non c'entra niente, eccetera, eccetera. Dice, se non mi credete, andate a casa, dite al mio maggiordomo di farvi vedere la lettera. L'emissario, senza farci arrivare fino a casa sua, ce lo può dire? L'emittente, scusami, chi ha mandato la lettera? L'emittente ti dice che era firmato solo con una grandissima, grandissima J. Una J, basta, no, niente di. Io gli chiedo perché siete venuti solo in due se c'era Gento e Julius? Perché noi siamo i fratelli Rosencrantz e quando ci chiamano per fare un omicidio noi non facciamo domande, non falliamo, eccetera, eccetera. Visto Il pagamento, cioè il premio dell'omicidio, quale sarebbe stato? E lui vedi che hai toccato un tasto dolente perché lui sta chiaramente cercando le parole perché sta per mentirti, ok? Questa è una cosa chiara, abbastanza tutti. Ma alla fine dice: non ci sarebbe stato pagamento. Dice solo così: non ci sarebbe stato un Per la pagamento. gloria, certo. Sì, con un coltello nella mano forse ci ripensa. Prova con le unghie delle Sì, dita dei piedi a questo punto, proviamo con probabilmente. le Vabbè, quindi facciamo un'altra minaccia, unghie. Facciamo insomma. un'altra Ok. minaccia, sì. Che faccio? Sempre fisico più espressività? Più uno. Ok, quindi sono 4 più 1. 5. Tre. Ok.
Lui abbiamo detto che tirava mi tre. Mi ha tagliato il piede tipo solo. Infatti. Sì, abbastanza. E nella sua sofferenza però continua a dire che il pagamento non ci sarebbe stato. E a questo punto riuscite a capire che era sincero. Lui è stato Beh. Ingaggiato per un omicidio ma senza pagamento. Quindi vuol dire che lui lo vedeva anche come una causa, diciamo una causa per cui ecco, valeva ma fare magari gratis. Molto probabile, molto probabile. Un fanatico, perfetto. Cosa puoi dirci su questa Jay? Chi ti viene in mente? Perché hai accettato la missione soltanto, oltre perché appunto ne condividevi gli scopi, ma insomma accetti qualcosa da qualcuno che neanche conosci? E lui ti dice... non posso pronunciare altre parole, andate a casa mia, la lettera è lì. Quando la vedrete vi sarà tutto più chiaro. Nel frattempo sta bestemmiando tutte le lingue del mondo perché sta soffrendo tantissimo, però sta cercando di tenere duro comunque. Perché non può proferire altra parola? C'è qualche dono? Allora, due cose mi vengono in mente. Uno, che qualcuno lo stia ascoltando attraverso, cioè vede e sente quello che vede e sente lui. Una specie di controllo mentale, però non così. Allora, e se... la seconda in alternativa è tipo: ti metto una regola, se ti disobbedisci muori. Quindi allora, la regola è non confessare. Allora, per quello che ne sapete voi, può essere stato magari soggiogato da qualcuno di molto bravo che gli ha dato un ordine anche complesso del tipo qualsiasi cosa accada non rivelare queste informazioni qui. E lui per tutto il giorno è costretto ad avere questa regola, per quello che ne sapete voi. Perché è per così che funziona il potere. Posso provare caos mentale a mia volta su di lui? Ce l'ho a livello 2. Sì, fai caos mentale. Vediamo no, un po'. Scusa, ce l'ho a livello 1. Voi ce l'avete? Io ce l'ho al 2. Ok, si conviene che provi. Ma sì, io ce l'ho all'1 pure. Okay, allora Andres. Quindi si lancia con, immagino con allora, mente più caos mentale. No. I doni si lanciano solo, ok, solo la categoria, quindi solo mente. Ok. Ok. Se fallisce, devi tirare invece il numero di dadi del livello dell'abilità in corruzione, che è un'altra cosa. Ok, quindi lancio due dadi. Sì. A differenza delle altre prove, per attivare i poteri basta sempre solo un successo, ok? Ah, ok, no, perché sennò con due dadi, cioè... Poi vabbè, poi vabbè. Lui proverà a resistere, però vediamo. Ok, hai fatto un successo. Io uno l'ho fatto. Vediamo lui che se resiste, che resiste mentalmente, cosa combina. E niente, riesce a resistere al tuo caos mentale essenzialmente, okay. Quindi niente, la sua mente è impenetrabile. Va bene, cioè è strano però, nel senso, da un lato con una piccola tortura ha praticamente parlato, però sì. La mente, vabbè, magari ma perché è un risvegliato, i risvegliati, solo i personaggi risvegliati, ok, possono, cioè hanno il lancio contrapposto su questi tipi di abilità. Se tu avessi fatto un essere umano sarebbe passato tranquillamente. Che è per quello che i risvegliati sono molto pericolosi, dimmi. Okay. Mettiamolo in una situazione di stress aggiuntiva. Se Julius è d'accordo, io gli chiederei questa domanda facendolo penzolare dalla finestra. Va bene, va bene, allora... Io lo direttamente per ammazzarlo. Julius quindi. Non solo è d'accordo, ok, ma ti aiuta a... Si anche durante... Sì, esatto, ti aiuta nel fare tutto il coso, solo che quando arriva alla finestra, ok, quando lo fate, cominciate a farlo penzolare, vedete che il tipo comincia a vomitare schiuma bianca dalla bocca, la essenzialmente, in bocca. Qualcosa del genere, e essenzialmente si è ammazzato, poraccio. Aveva la capsula nel dente. No, non aveva la capsula, esatto. Non aveva la capsula nel dente, ma quando aprite vedete che un dente era fatto di vetro, ok? E nel suo dente di vetro c'era del liquido che sicuramente è un veleno per risvegliati, okay. Visto che i risvegliati hanno veleni appositi. Ok. E beh, andiamo a casa di sto tipo, vediamo quella lettera, è l'unica altra pista che abbiamo. Perfetto, allora... Va bene.
Avete altri no, idee? No, va benissimo. Ok. Addosso non gli troviamo nulla di che, insomma, non... No, addosso è, lui è incompleto, perfetto per fare l'assassino, quindi addosso non ha documenti, non ha niente, di niente, zero, solo le armi, inizialmente. Ok, i suoi vestiti sono un po' meno appariscenti dei nostri? Sono vestiti completamente neri, ok, e sono vestiti che coprono estremamente tutto il corpo tranne gli occhi. Ecco, ma per dirti... Non sarebbe un'ottima idea prenderli e indossarli in modo da sembrare un po' meno appariscenti in giro per una città che teoricamente non dovrebbe vederci di buon occhio? Va benissimo. Oddio, non lo so, giri con un burka in testa, intero, esatto. Non so quanto sia meno... Magari mi scambierò per uno di quelli, non lo so, cioè magari la mia idea è che loro siano conosciuti lì, più di noi, e magari... Se ti vedono in giro vestito così ti possono pure scambiare per uno di loro, visto che tanto... Siamo tutti magri come un chiodo con gli occhi ambrati. Cioè, l'idea era quella. Potremmo farlo di notte se vogliamo fare una missione di... Sì, cioè, a quel caso ancora meglio. Ok, va benissimo. Sì, no, quindi, la mia quindi cosa volete fare? Notte, giorno, quello che volete. Scusa, non possiamo mandare dei soldati di Sirin? Sì. A vedere insomma che succede, giusto? E poi nel caso magari capiamo anche qualcosa. Va bene. Sì, non ci avevo pensato. Decidete cosa volete fare e poi continuiamo. Così capiamo se è facile accedere a una cosa del genere, cioè così non Sì, ci sta, Va bene, allora mandate Sirin, ok? Gli dite beh, lui lo sa dove abitano i fratelli Rosencrantz, quindi vedete che va. Nel frattempo Julius vi dice mentre le indagini continuano, ok, voi restate qui a proteggere Gento per sicurezza, io invece andrò nel Colosso, ok, il Colosso di Liboria è esattamente come il Colosso di Rodi, per capirci, molto, molto più grande ed è essenzialmente un immenso deposito per le guardie, ok? Quindi al suo interno trovate armi e cose varie per la guardia cittadina. Dice, io andrò in uno dei due occhi del guardiano del colosso che appunto funge tipo da ufficio per le guardie e mi trasferirò lì per il momento, così almeno sono sicuro che nessuno mi coglierà di sorpresa lì. E detto ciò, esce dalla cosa, in piazza tira su un po' del suo esercito e va a prendersi il colosso. E quindi tocca a noi, cioè l'ordine è stato appunto di risolvere la Proteggere. situazione e proteggere Sì, Ghent. fino a quando non torna Sirin dovete proteggere Ghent essenzialmente. E Ghent nel frattempo si è fatto medicare da un dottore, da un esperto dottore, lì seduto che sta borbottando da un'ora e mezza essenzialmente. Io lo sapevo che non dovevamo accettare questa cosa da Giarrillo, ecco che adesso arrivano i problemi, adesso finisco pure ammazzato e bla 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 bla. Nel frattempo vedete che non succede assolutamente nulla, cioè nessuno torna, non ci sono altri tentativi di omicidio. Dopo un'oretta e mezza torna Sirin, che dice che ha spiegato al maggiordomo la situazione, che i due fratelli sono morti, eccetera, eccetera, e ha scoperto essenzialmente un mondo. Il maggiordomo, una volta scoperto che i due erano morti, ok, ha dato il via alle loro ultime volontà. E ha raccontato tutta esattamente la storia, ossia il fatto che i due fossero ricattati, okay, da circa un annetto si erano comportati sempre più in maniera strana, e poi alla fine proprio il maggiordomo aveva scoperto fossero ricattati da appunto questa persona che si faceva chiamare Jay, che è lo stesso mittente della lettera che ha portato con sé Sirin, vi fa vedere e come si chiama? Prendendo la lettera in mano, voi vi accorgete a quel punto che c'è un simbolo molto molto particolare, ok? Che praticamente conoscete solo voi della fratellanza e altri due risvegliati in croce in tutta Salvora, che è il simbolo della setta dei Rosaria, ok? La setta dei Rosaria è una setta molto particolare, si potrebbe dire gli avversari per eccellenza della fratellanza. Se la fratellanza sono l'FBI, loro sono i terroristi. Il loro unico scopo è far fallire il progetto dell'alleanza, okay? Far sfaldare le grandi città in modo che possano governarle una a una tramite i loro giochi politici. E
dalla lettera, ok, voi adesso leggendola capite che questa persona che si fa chiamare appunto Jay, che parlava a nome di Rosaria, continuava a ricattare da parecchio tempo i fratelli per fargli fare omicidi al di fuori dell'ordine dei Seabog, al quale ormai non partecipavano praticamente più. E le ultime righe essenzialmente terminano con: quando arriverò a Liboria, voi saprete che sarà il momento di entrare in azione. Tutto lì. Poi Quindi c'è la firma J e il simbolo di Rosaria. lui è arrivato, immaginiamo che sia Sì, arrivato, quindi se loro perché erano in giro. se sono entrati in azione vuol dire che sì, lui era arrivato in città. Ok. Quindi dobbiamo scoprire chi è fondamentalmente. Parlando col capo cittadino, no? No, mi sono scordato che dovevo dire, ignorate. Mi ero fatto tutto un piano Fa in testa e niente. poi. Capo cittadino, Ti verrà in prego, dimmi. mente. Ti verrà in mente, Mi però ritornerà in mente, va sì. benissimo. Ma scusa, Sirin non ha chiesto al maggiordomo chi fosse questo Jay qualche dettaglio? Allora, Sirin ha fatto raccontare un bel po' di cose, di cui ve le sta raccontando come gli vengono in mente. Questo, il maggiordomo non ha mai visto Jay, ok, perché Jay non è mai venuto in città, ok, prima d'ora, però ha sentito parlarne i due fratelli, ok, e essenzialmente ha capito che ha una certa età, ok, ha una certa età e dovrebbe essere una persona abbastanza importante, perché appunto vuole sfruttare il piano che c'è scritto nella lettera, essenzialmente che vuole sfruttare il casino della morte di Gento, ok, e di Julius per prendere il potere in città. Vabbè, però, e se facessimo un rapporto al nostro capo adesso, cioè non avendo, cioè lui ci ha ordinato di trovare informazioni, no? Sì. Se no, vai, finisci a dire. No, dico, o torniamo dal maggiordomo se cerchiamo di fare qualche altra informazione, ma mi sa che ci dirà questo. Oppure possiamo fare rapporto, oppure scoprite, boh, cioè Ma che la ti domanda è anche resta? un'altra. Quanto può essere attendibile tutto questo? Cioè, nel senso, questo maggiordomo ha spiattellato tutta sta roba a una guardia, fondamentalmente, Sì. che comunque è risaputo che non è propriamente dalla parte degli autoctoni di questa. Cioè, nel No, senso, vabbè, io no, non no, la aspetta, tratterei aspetta, proprio aspetta, aspetta, così. aspetta. Il vice capitano Sirin fa parte, è un cittadino di Liboria, ok? Non fa parte dell'esercito, fa parte della polizia della città, per capirci, ok? Facciamo la distinzione tra Ok, esercito e polizia, lui fa parte della polizia, per certo. capirci. Quindi Ed è comunque... visto quindi come uno, diciamo, del popolo. Sì, Ah, abbastanza. ok. Quindi non è visto come uno che lavora per i capoccia dell'alleanza. Ok, va bene, Sì, poi allora esatto. niente. Mi viene in mente che c'era quell'immagine sulla lettera, no? C'era un simbolo della rosa. Sì, il simbolo della Ok, sette di Rosaria, dove appunto sì. conoscete in quanto membri della fratellanza. La cosa più immediata e facile che mi viene in mente è andare innanzitutto a chiedere se c'è qualche, non so, gilda, luogo di ritrovo di questa setta, di questo gruppo in città Allora, e andare a chiedere lì. non chiederlo perché tu, che sei parte della Lo so. fratellanza, sai che la Rosaria è una setta segreta, ok? Ok. Fatta da pochi individui, tutto sommato, perché sono un'elite di persone nel mondo che ha il compito, che ha l'obiettivo di far cadere l'alleanza, ok? Anzi, Ok, voi in quanto fratellanza dovreste proprio indagare su queste persone qua, tra quindi l'altro. non mi ritrovo Sì, la esatto. stanza, il palazzo con il No, no, logo. esatto, no. Ok, no, peccato, ci stavo sperando. Ok, niente. Noi sappiamo se nelle singole città ci sono dei piccoli gruppi oppure sappiamo solo che sono individui in tutto il continente No, sono che individui in insomma tutto il segreti. continente. Sapete che esistono, ma non avete Ok. idea né del numero, né sapete probabilmente che sono potenti perché, visti i loro complotti, cioè, devono avere i mezzi per farlo. Nel frattempo che voi
parlate, vedete stavo che per dire una cosa. Va bene, nel frattempo voi parlate, affacciandovi alla finestra, vedete che il generale Julius ha dato l'ordine alle truppe di cominciare a prendere il controllo della città, quindi ogni angolo c'è un membro dell'esercito, ogni incrocio, ogni barca sta venendo controllata dall'esercito, appunto, con la scusa della sicurezza del Gran Tribunale. Ok, questo volevo chiedere al grande capoccia della città. C'è, da quando si è saputa la notizia di questo trasferimento, un gruppo più o meno noto di rivoltosi, ma proprio all'interno della città, niente come assassini, qualcosa di più semplice, sai, tipo i Novax, no? Quelli che vanno lì col cartello, noi non li vogliamo. Ok, magari andando a... non so, nella taverna del posto, ci si prova a infiltrare, magari passando per membri della Rosa, con la scusa di voler far cadere tutta quanta questa manovra politica, si entra e si inizia a entrare nel meccanismo di chi voleva far cadere questo spostamento, questa manovra politica. Quindi se c'è qualche gruppo di rivoltosi, qualcuno... noto, sai, una faccia a cui dire: oh, ciao, vogliamo far casino con te. Ok. Allora, nel caso li arrestiamo. Vi risponde Gent. Vi risponde Gent, vi dice che ci sia il suo avversario politico per eccellenza, perché appunto il padre cittadino si elegge, quindi c'è un discorso di politica dietro. C'è il suo appunto rivale politico Francus, che si è opposto fin dall'ora zero al trasferimento del tribunale a Liboria e organizza proteste e altre cose appunto per cercare di per far fallire in maniera pacifica il progetto, quindi senza casini particolarmente grossi, però l'unico indizio che gli può dare è che l'unico che in città sembri ostile all'idea particolarmente sia lui. Vi dice, vi indica dalla finestra, l'altro vede che in piazza per contrastare i soldati, appunto, si è appunto alzato lui in mezzo alla folla per parlare, fare un discorso, ok? Tutto lì. Francus, Francus. Vabbè, direi almeno io, se possibile, al volo mi toglierei i vestiti o mi copro con non spogliarti, ti un mantello. prego. Sai che l'ha fatto un Oddio, ragazzo che con cui brutta gioca a cosa. D&D, è entrato in una stanza nudo per prendere il tiro iniziativa. Che bello. Non ha funzionato ovviamente perché erano vergini solo di va nome bene. le tipe. Ah, ok, Volevo coprirmi in modo da non far capire che ero dell'esercito sì. e mi andrei a infiltrare tra i più appariscenti di questo del gruppetto di cittadini che stanno là. Inizio, non so, a Ok, affiancarli. perfetto. Ok. Possiamo farlo tutti, magari Sì, Genzo sì, potrebbe sì, sì. darci dei vestiti, cosa. Dai, una cosa, se ci può dare, non so, un foulard della moglie, qualche stronzata nel caso in Sì, cui si no, beccano le guardie, diciamo i. potete mettere, ma tra l'altro manda anche Sirin per sicurezza con voi. Si rilascia 3-4 guardie da Ghento e viene con voi, anche perché la città sta venendo letteralmente conquistata da qualcun altro, quindi giustamente qualche domanda se la vogliono fare, anche perché non erano rimasti Ghento e Julius in modo particolare, stavano parlando, poi sono stati interrotti, quindi gli accordi non erano ancora stati presi. E appunto scendete in piazza, voi siete abbastanza mimetizzati come delle guardie comuni, ok? Sentite che appunto Francus sta parlando, dice: ma da Jarillo sono arrivati praticamente dei conquistatori, Ghento ha lasciato loro il controllo della città, guardate mentre parliamo, stanno prendendo il controllo delle nostre navi, controllano le nostre case, non siamo più al sicuro, che ne è della nostra libertà, noi siamo liboriani, siamo liberi come il mare, liberi come il vento, eccetera, eccetera. Finisce il suo piccolo sermone, ok? Che la gente comincia ad allontanarsi, Francus riconosce Sirin, lo chiama, ok? Anche lui giustamente è preoccupato di questa cosa e chiede a Sirin se
sappia qualcosa, se lui possa fare qualcosa, anche se Sin giustamente dice no, non posso fare proprio niente perché nessuno, gli uomini del generale ci surclassano di 10 a 1 e poi l'autorità più alta in questo caso è lui perché è un ufficiale del Gran Tribunale. E Francus lo prende da parte, ok, e gli dà una piccola pergamena, ok? Dice: io non so se voi riuscite a sentire perché non siete troppo lontani, perché adesso la gente se n'è andata, quindi c'è abbastanza silenzio. Non so se tu potrai fare qualcosa, ma spero che politicamente queste informazioni valgano qualcosa, ok? E detto ciò, se ne va per la sua strada, si rinapre questa pergamena, dice: chissà cosa c'è. È un rapporto di qualcuno che non si è ancora ben chiaro, cioè non ci sono simboli, non c'è niente, semplicemente questa piccola lettera riassuntiva per capirci, in cui a Francus viene detto, ok, che, come si dice, a Francus sono stati recapitati gli ultimi movimenti gli ultimi 1 o 2 mesi del generale Julius, ok? Ed è per quello che lui è così informato sul generale, tra cui c'è il fatto che il generale Julius insiste continuamente, ok? Insisteva a voler prendere parte a questo progetto per Liboria, non solo, ma ha anche mandato delle missive 1 o 2 giorni prima di partire in nave per la città. Tutto lì. E Sirin giustamente viene con queste cose e condivide le informazioni con voi, perché anche lui non ci sta più capendo una ceppa, anche perché lui non ha capito neanche che fossero i Rosaria, quindi figurarsi. È Scusa, sempre più c'era confuso. Julius, come si scrive? Julius con la J. Ah, Julius. è la prima cosa che ho pensato prima, Sì, però anch'io, poi ho detto no, dai, è troppo. sarà scritto con la I alla romana, No, no, invece no, no. no, è scritto con la J. Ok. In pratica, Che tutta questa apprensione nel voler partecipare a questo movimento fa pensare. Però, come ci arriviamo da lui? C'era qualche altro. Allora, aspetta, ti rispondo prima. Come arrivare da lui è semplice, perché il colosso, a parte No, che nel senso non come arrivare fisicamente, come arrivare a capire se è veramente lui il mandante di questi omicidi. Perché comunque gli indizi, diciamo, quando arrivo, fate partire, la missione, lui arriva con la nave, che è una delle cose più plateali che ci sia. Quindi poi questo controllo, e questa ossessione sulla missione, non so, fa pensare, però non è che puoi andare lì, ehi, ciao, c'hai la stessa iniziale di uno che va in giro a far ammazzare la gente, ti catturo, perché voglio. potremmo usare Francus, magari entriamo nella mente, lo facciamo andare lì e accusa direttamente Julius di essere un traditore o qualcosa del genere. Ma E vediamo. senza prove tu speri in una reazione. Però, insomma, se insomma, appartiene ai Rosaria potrebbe reagire in maniera esagerata, scoprendo di essere stato scoperto. Se no, sempre tra la folla si era notato qualcuno più volenteroso a fare una rivoluzione, No, oltre a no, Francesco. no, no, assolutamente. I liboriani sono molto attaccati al loro status quo e non c'hanno sono praticamente un popolo di commercianti navigatori, quindi non hanno la voglia di Ok, fare quindi. casini nella loro stessa città, tra l'altro. Ma a me viene un dubbio però. Se fosse Julius, o come diavolo si chiama, il tanto famigerato Jay, che senso avrebbe che ora, cioè, nel senso, sarebbe già dovuto riuscire ad uccidere il Gento, il sindaco, no? Perché si sono trovati 3 contro 1 in una stanza. Cioè, non so, da un lato sembra palese che sia lui, dall'altro sembra,
puzza un po' di montatura, cioè di cosa architettata per farci pensare quello. Oddio, probabilmente non voleva partecipare per darsi un alibi. Nel senso, lui sperava che gli assassini ce la facessero senza il nostro intervento. Nel frattempo lui si faceva trovare che combatteva barra ferito e diceva è morto. Sì. Da un lato potrebbe tranquillamente essere lui, dall'altro, boh, non so, a me tutta questa mole di informazioni dettagliata, precisa, che c'è, mi puzza tanto quanto mi puzza il fatto che... il fatto del mancato omicidio a cui abbiamo assistito, cioè non so, prima di andare a cazzo duro a cercare di smascherare quello che è ufficialmente il nostro capo, magari io propenderei per indagare ulteriormente, mischiarci un po' alla popolazione, sfruttare il fatto che lì il capo delle guardie, che non mi ricordo mai come si chiama, Sirin. Ecco, sì, è un po' un uomo del popolo, quindi insomma due o tre contatti ce li ha, vedere un attimino di capire qualcosa in più, anche su tipo questi due che erano i due assassini, no? Che uno è morto e l'altro pure, cioè vedere se si riesce a scoprire qualcosa in più parlando con la gente, non lo so, cioè io agirei in questo modo, possiamo anche dividerci, no? Tipo uno può far domande, uno può... fare come diceva Luca, mandare uno sotto controllo mentale a vedere se riusciamo a sgamare il nostro generale o cose del genere, cioè non dobbiamo per forza di cose, secondo me, andare tutti e tre insieme a fare la stessa cosa, no? Siamo spie, meno siamo insieme meglio, meno ci sgamano, secondo me. Sì. Ok, quindi magari discutiamo anche di questo. Potremmo anche tornare da Francus e parlargli, dato che non ci abbiamo parlato, in effetti. Ditemi chi fa cosa. Allora, dipende da te, cioè se ci la fai fare passiva, in senso raccogliamo informazioni random, o ci fai ruolare, come, cioè dipende. Io andrei a parlare con Francus, ma anche con la gente, quindi boh, entrambe le idee mi piacciono. Se volete, io dovrei avere più espressività, oratoria e performance, quindi se volete alla gente ci penso io, mi faccio un giro il più basso profilo possibile tra taverne, porti e robe così e vedo di cercare qualcosa riguardo di questi tumulti e di chi potrebbe... volere realmente organizzare qualcosa di più di una semplice parata o dibattito in piazza. Esatto, così magari. L'empatia invece quanto mi può aiutare a cercare di mescolarmi alla gente? L'empatia si intende più, nel senso che se uno ti parla davanti, cioè, davanti a te ti sta parlando, tu riesci a capire se questo qua ti sta intortando o meno. Si intende così l'empatia, ok? Cioè tu riesci da un discorso a capire se sia sincero o meno, se ci siano sfumature particolari, cose così. Ok. Allora, vi do un'altra alternativa, poi decidete voi cosa... Certo. In caso, potete sempre andare alla sede della fratellanza di Libore e chiedere cosa fare. Che ogni grande... Ah, c'è la sede... Allora, sono segrete quelle della fratellanza rispetto a quelle degli altri ordini, ok? Però comunque ogni grande città ne ha un posto della fratellanza. Ok. Ma io avevo una domanda sulla pergamena, ci sono scritti anche nomi riferiti a spostamenti di Julius o cose del genere, o si parla solo di lui? No, c'è, allora, c'è un report completo di quello che lui ha fatto durante il mese, con ha incontrato Tizio, ha incontrato Caio, così, però una lunghissima lista di nomi che, essendo Giarrillo, può significare tutto e niente, ecco, ha incontrato... funzionari del tribunale, ha incontrato luogotenenti, un po' di tutti ha incontrato, e poi appunto ha mandato queste missive gli ultimi giorni apposta per Liboria. Ok, io vabbè, allora potremmo fare che potremmo andare tra la gente, da Francus e dalla fratellanza. In questo modo mi sembra otteniamo tutte le informazioni. Perfetto. Okay. Io vado dalla fratellanza. Gente, io vado da Francus. Allora, facciamo prima Francus, così facciamo una alla volta. Allora, trovi Francus che se ne stava andando per affari suoi
ed è andato al Tempio del Sale a pregare per chiarirsi un attimo le idee, perché neanche lui ci sta più capendo niente con questa cosa. Ed è sempre più turbato dal fatto che Senti. siano soldati ovunque. Ok, tu hai detto che noi siamo vestiti da guardie, vero? Sì. Cioè, da uomini di Sirin. Ok, allora io lo avvicino. Siamo solo noi due lì nel Sì, solo tempio. voi due nel tempio, non c'è nessuno, tutti fuori. E niente, gli cerco di spiegargli molto cautamente che insomma Sirin è rimasto interessato alle sue parole, però nello stesso tempo vuole capirci di più, per cui ci ha mandato un po' in giro per scoprire qualche dettaglio in più. E gli chiedo, come hai fatto a monitorare esattamente tutto questo che c'è in questo report? Da chi ti è arrivata questa lettera e tu che ruolo hai avuto nel monitorare Julius? Perfetto, allora lui ti dice che da quando ha scoperto che ci fosse questo progetto appunto di portare il Gran Tribunale a Liboria, ha contattato amici, amici di amici a Giarrillo per cercare di scoprire quante più informazioni possibili prima ancora che il piano andasse anche solo in porto. E questo ha portato al nome di Julius, che era una persona di una rosa di candidati molto vasta che nel tempo si è assottigliata sempre di più e lui è rimasto dentro, e quindi essenzialmente quando lui è rimasto l'ultimo candidato hanno cominciato a seguirlo, a spiarlo, a studiare la sua vita essenzialmente. E come personaggio sembra effettivamente essere un bel peperino anche per un militare. Il fatto che Julius sia in accordo con Gento, credi che questa cosa faccia bene alle tue idee, in senso, tu stai dicendo che sei sempre stato contro Gento, quindi questa cosa, il fatto che tu adesso stai dimostrando questa cosa contro Julius, non depone a tuo favore, insomma. Sì, è vero, però io sono un cittadino di Liboria e ogni volta che la nostra libertà, la nostra autonomia viene minacciata, io sento il dovere di fare qualcosa, ecco, essendo tra i E cittadini più ricchi. Battaglie cosa saresti disposto a fare per salvare Liborio? politiche, non penso che ci siano altri modi per manipolare l'alleanza che non sia battaglie politiche, è l'unica cosa che possiamo fare. Non possiamo dichiarare guerra all'alleanza e non possiamo neanche staccarcene. Il commercio ne risentirebbe troppo, quindi mio malgrado possiamo solo. Potrebbero esserci altre strade che tu personalmente potresti compiere. No, non penso. Dopotutto io sono figlio di un commerciante, quindi non sono mai stato un uomo d'azione, ecco, mettiamola così. Mai, mai, mai. Va bene, io da cittadino liboriano come te farei di tutto per la mia città, forse però non vale lo stesso per te. Spero che tu sia interessato a fare le cose nel modo giusto. Ricordati sempre che una scelta sbagliata non porterà mai niente di buono, specialmente per Liboria. Va bene, ti ringrazio allora, ci rivedremo presto. Buona giornata. E vedi che si gira e riprende a meditare sul Tempio del Sale. Poi, fratellanza. Allora, Ah, allora, sì. prima di tutto, la Fratellanza Sì. è un'organizzazione non parallela ma trasversale all'Alleanza, cioè nel senso, non è politicamente schierata. No, è proprio una cosa del tipo facciamo in modo che l'alleanza rimanga, ok? Ah, ok, no, no, ok, perfetto. Allora Cioè, sì, è il contrario di quegli sì, altri, pro alleanza. esatto, cioè la fratellanza è nata all'inizio come un modo per difendersi dai Vargan, ok? Poi dopo si è sviluppata in vari rami, anche più di intelligence, perché appunto le minacce interne non erano soltanto dai Vargan, ma anche dagli esseri umani, dai risvegliati, quindi hanno cominciato a indagare e fare altre cose. Ok. Ma l'ultima cosa che ti chiedo, poi giochiamo la chiacchierata con quello della fratellanza. È
Esattamente come la sua controparte di Rosaria, come cavolo si chiama, è una cosa che opera nell'ombra o l'alleanza è pienamente cosciente che Allora, no, esista? allora, l'alleanza è pienamente coscevole che cosciente che esista la fratellanza, ok? Ok. I cui membri, a seconda del sottogruppo a cui appartengono, hanno un certo obbligo di segretezza. La mano sono praticamente dei soldati mega specializzati, quindi possono andare anche in giro a sbandierarlo, Tipo ok? noi, che siamo No, noi. no, voi siete dell'occhio, che è L'occhio, la via l'occhio, è vero, è intermedia. vero. Allora, voi non avete l'obbligo di segretezza. Diciamo che essendo investigatori, vi conviene, Meno cioè, sbandieriamo, esatto, voi meglio vi occupate in genere di operazioni sotto copertura e cose così, quindi a voi non conviene, non avete l'obbligo, mentre invece quelli che fanno parte della mente, cioè, non hanno proprio l'obbligo perché appunto loro gestiscono cose alte, quindi devono stare solo zitti. è. Perfetto, perfetto, ok. Quindi io so che adesso che vi recherò presso la nostra sede, che è super segreta ma che comunque c'è, chi è da quest'altra parte più o meno al corrente. Non gli devo fare il riassunto No, delle no, no, puntate no, no, precedenti. sa benissimo che insieme al generale Julius sono stati C'eravamo affiancati noi, dei membri ok. dell'occhio. Certo, no, magari non sa che sei tu, però sa che la missione Sì, c'era, sa che insomma. sono un... Certo, Esatto. perfetto, perfetto. Allora, dicendo, Ok. la sede della fratellanza a Liboria non è in un edificio, ma è su una nave, ok? Una nave abbastanza di medie dimensioni, ok, se devo non dare troppo nell'occhio, ti è stato detto a Giarrillo come trovarla in caso di Necessità. necessità, ok, e nel momento in cui sali a bordo, ok, arrivano due guardie, due membri della mano, ok, della mano, e ti chiedono chi tu sia e cosa vuoi da loro essenzialmente. La nave non ha simboli particolari, sembra una nave da commercio normalissima. Ok? Chiaro. Noi abbiamo una qualche parola d'ordine da dirci Sì, o semplicemente riesce benissimo a fargli mi... capire. Perfetto, ok, che sono io senza dirgli Esatto. Allora okay, tu gli nome e fai. Sì, cognome. assolutamente. Tu gli fai capire che sei un membro della fratellanza, E visto che che vorrei il parlare con il, diciamo, responsabile. Sì. Va responsabile di zona. benissimo. Ok. Ti dicono che ci sia un mentore, che sono quelli appena in grado superiore a voi, che sono in genere incaricati di gestire i nuovi arrivati, e vi portano da lui. Tu gli fai un debriefing abbastanza completo di quello che fino a quel momento avete scoperto, ok? Ok. E lui però sembra abbastanza, al momento in cui gli racconti la cosa, valuta un po' la colla, le informazioni, e ti dice: secondo me sarebbe meglio che al generale Julius stanotte nel sonno avvenisse un incidente e lui domattina non si svegliasse. Ah, proprio E ti così. spiega anche il perché. Esatto, Ti che è quello che mi dice: interessa. se è vero, ok, e lui è un membro di Rosaria, uno scandalo pubblico sarebbe l'ultima cosa che noi vogliamo in questo momento, perché avresti un gran generale dell'Alleanza, quello incaricato di portare a termine questo compito delicato del Gran Tribunale, come un terrorista, ed è assolutamente la cosa peggiore che potrebbe capitare. Ma lasciarlo libero di agire sarebbe la Ancora cosa, peggio. magari non peggio, però potrebbe essere pericoloso. Mentre invece, se visto che ha una certa età, magari un infarto durante la notte, Si fa. noi lo piangiamo come un eroe di guerra, ma di fatto potremmo aver risolto sia il problema che no. In ogni caso è meglio Ok. non correre il rischio. Quindi il mio consiglio è di infiltrarvi stanotte nel colosso e ucciderlo. Ok, ed è un consiglio, perché come funziona all'interno della fratellanza? Non è che mi possono dare degli ordini particolari, No, giusto? allora, Un no, mentore. gli ordini particolari ti arrivano da molto più in alto, ok? Lui Ok. come mentore è estremamente un membro della fratellanza molto esperto, ok? E solitamente appunto si occupa o dell'addestramento dei nuovi o comunque di guidare piccole cose. Quindi tu sai che comunque la persona di cui fidarsi, ecco, non è l'ultimo stupido. Ok.
Va bene, tanto poi sta a me decidere Sì, sì, se sì, sì. farlo o meno. Ok, perfetto, lo ringrazio intimamente, ma non c'è modo di parlare con qualcuno più su di lui? Più su di lui ti dice, vedi che ci pensa un attimo e dice, beh, potrebbe esserci qualcuno della mente in città, però mi servirebbe un po' di tempo per scoprire dove sia, perché anche all'interno della fratellanza, quelli della mente sono comunque top secret, quindi Certo. serve un po' di spinta per cercare di capire anche solo chi siano e dove siano. Quanto tempo ti servirebbe per scoprirlo? Ma guarda, il tempo di far girare le giuste voci, quindi un giorno dovrebbe bastare. Però appunto il mio consiglio è di agire in fretta, di non preoccuparsi del gatto, gatto, vai giù, ok? Non Di non preoccuparsi del preoccuparsi del gatto. gatto. Che No, cazzo vuol ho avuto... dire? Il gatto mi è letteralmente saltato sulla tastiera, quindi va bene. Vabbè, voleva giocare anche lui. Esatto, quindi dici appunto di non preoccuparti che in caso è meglio un morto in più che un pericolo in giro. Un pisano all'uscio, ok, va bene. Esatto. Va bene, niente, lo ringrazio tanto e comunque gli dico di provare a contattare quello della mente, poi Sì, io sì. valuto come comportarmi. Perfetto. Va bene. Allora, mentre invece il popolo, tu invece vai con Sirin, Yes. ok? Parlate un attimino di chi chiedere perché cosa, e Sirin suggerisce di andare all'ordine Seabog per cercare di capire se erano altri due fratelli da quanto tempo avessero questa cosa in ballo, ok? Perché più che altro per verificare le informazioni del maggiordomo, perché Il maggiore appunto vi ha spiattellato tutto, ma non è detto abbia detto la verità. Quindi andate all'ordine Seabog, che è un ordine molto particolare e particolarmente razzista, ok? Tra tutti i cinque ordini è l'ordine più razzista ed è l'unico ordine che non ammette esseri umani, ma solo esclusivamente risvegliati. Voi fortunatamente siete due risvegliati, quindi non dovreste avere troppi problemi. Andate alla sede dell'ordine Seabog e venite accolti con tutto l'onore, anche perché c'è il vice capitano delle guardie, quindi comunque vada, è anche un risvegliato, quindi sono molto contenti della cosa, mettiamola così. Sirin non si fa particolarmente intortare da questa cosa, chiede subito di parlare con un mantello, mi sembra si chiamino così quelli aspettate che controllo sul manuale, ma mi sembra che si chiamino mantelli gli ufficiali dell'ordine dei Seabog, vediamo un attimino. Morana Seabog, oh yeah. No, ok, mantello no, chiedi di parlare con un timone, che sono un rango me medio-basso, perché i mantelli sono di grandi capocce, no, non sono segretissimi, sono. E arriva questa signora un po' anziana, e parlando con Sirin subito comincia a incalzarla chiedendo informazioni sui fratelli Rosencrantz. Lei giustamente chiede perché lui sono morti dopo aver cercato di attentare alla vita del padre cittadino. A quel punto la tipa mette le mani avanti e dice: ovviamente l'ordine Seabog non c'entra niente, che ovviamente è uno scandalo bello grosso che due membri che ufficialmente fanno parte dell'ordine siano dietro a queste cose, e appunto chiede cosa volete sapere. Sirin chiede se ultimamente si siano comportati in maniera strana, se è successo qualcosa. Lei dice che è un anno circa un annetto che i due non partecipano più come prima alle attività dell'ordine, non si fanno più vedere a feste, altre cose, cercano di stare per conto loro, e erano girate le più disparate voci, sia dal fatto che potessero essere stati ricattati, il fatto che avessero degli amanti particolari, il fatto che
si vedessero con degli umani, lo dice questa frase come se fosse veramente la cosa peggiore, Differenza. esatto, sì, proprio a livello di priorità la tipa non c'è, si vede. E quindi dice essenzialmente noi sappiamo poco o nulla se non appunto il fatto che hanno sicuramente qualcosa da nascondere, ci spiace che siano morti perché erano comunque due bei figlioli, però Salutavano sempre. sì, salutavano sempre, però era veramente troppo che erano Seabog solo di nome, ecco. Tu hai qualche domanda particolare da farle o... Sì, e come al solito me ne sono scordate. Vabbè, oltre a loro, se c'era qualcun altro dell'ordine che si stava comportando in maniera particolare, magari affiancandosi anche ad altri ordini più attivi sul fronte del politico di questo trasferimento di sede. Cioè, cerco di Sì. ammiccare all'ordine di Rosaria senza proprio fare il nome, No, no, però. la tipa non ti dice no, cioè nulla si muove in questo nei Seabog che noi timoni non vogliamo, a parte appunto questi due fratelli, quindi non siamo a conoscenza di altri problemi, altre cose. Ok. Qualche nome su. Ha detto che c'erano delle amanti o si vedevano con delle umane, con degli umani. Erano solo voci, si dice che allora sono partiti per un viaggio, che è prima che cominciasse questo periodo, erano partiti per un lungo viaggio, tant'è che si dice si siano spinti anche fino a Giarrillo, ok? Ma al loro ritorno hanno cominciato a essere particolarmente strani, a vedersi con persone che non facevano parte dell'ordine dei Seabog, ad accogliere estranei. Ovviamente noi non abbiamo mai indagato per non violare la loro privacy, però comunque vada, abbiamo perso completamente il controllo su di loro. Ok, quindi vabbè, sono solo, diciamo, voci, non hanno un nome magari o una descrizione di qualcuno con cui si sarebbero potuti vedere nel mentre, cioè nessuno li ha mai visti girare con, che ne so, qualcuno con i capelli lunghi, No, 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 no. biondi. Sono stati molto attenti su questo. L'unica cosa che appunto abbiamo visto sono stati gente con mantelli neri che coprivano tutto il volto e entrare in casa loro a tarda notte. Basta, di più non siamo Ok, riusciti a scoprire. va bene, a posto così, Ok, grazie. allora, finito il vostro interrogatorio, quindi avete scoperto, cioè effettivamente il maggiordomo aveva ragione, ok? Cioè, sono buone prove a far sostegno del fatto che il maggiordomo avesse ragione uscite dalla sede Siebog, a questo punto potete anche tutti e tre rincontrarvi, scambiarvi le informazioni che avete ottenuto e decidere sul da farsi. Ma che ora è? Allora, ormai, allora, considerato che siete arrivati di mattina, che l'assassinio sarà stato tipo intorno alle 10, ok? Da allora avete aspettato un'oretta e mezza che Siren andasse a casa del maggiordomo e tornasse, così. Adesso saranno le 4-5 del pomeriggio essenzialmente. Comincia a essere un pochino il tramonto. Vi siete incontrati in piazza, decidete cosa dovete fare. Vabbè, io condivido le informazioni ottenute. Non so, Andrea, se vuole farlo. Ma io lo faccio ovviamente solamente con voi due, non con Sì, beh, nessun ovvio. altro, neanche Sì. Siri in compagnia bella. Facendovi presente che secondo me tutta sta fretta di farlo fuori mi puzza un po'. Cioè, nel senso, sembra che tu o siamo dei coglioni noi tre, o meglio, o sono un coglione io che voglio vedere del buono laddove non Considerato ce n'è. che giochi paladino, Esatto, mentre le stelle ordinatamente. mi stanno chiaramente mettendo una freccia in direzione di questo povero uomo che in qualche modo Tipo deve Las morire. Vegas, capito? Esatto. Uccidimi, uccidimi. Oppure ci stanno cazzarando un po' tutti e quindi magari aspettare anche di sentire quello della mente potrebbe giovare. Cioè, nel senso, comunque a me di ammazzare uno a caso così non è che mi piaccia. Tutto qui. Però ovviamente parliamone in tre. Valutiamo, magari mettiamola ai voti.
Ammazzarlo non è il caso, è un po' presto, però direi quantomeno di andare lì e starle vicino, nel senso di iniziare a vedere come si muove, se fa robe strane, perché anche il fatto che ci provava gusto nel torturare quel tipo, sai, magari era una sorta di ah, sei un coglione, ti avevo detto di fare una cosa, sei incapace, Esatto. te lo meriti, muori male. Quindi quantomeno invece che stare qui, forse la cosa migliore sarebbe dividerci. Qualcuno tiene di guardia il capo della città e qualcuno tiene di guardia il nostro capo. Io con i nomi faccio cazzotti, però insomma spero si sia Allora, capito. Gento è il sindaco della città, Ok, perché Julius è il generale. quindi qualcuno tiene di guardia Julius, qualcuno Gento, Potremmo in anche modo lasciare che... da Ghento tutti i soldati e andiamo noi da il Colosso per cercare di monitorare magari. Ma tu ti fidi dei soldati semplici contro i potenziati, contro i risvegliati? Ma se certo tu dici se non è lui appunto per difenderlo da Sì, altri. se magari c'ha altri sicari, considerato che questo, se, chiunque sia stato, ha abbastanza potere, perché per poter ricattare due persone, due sicari provetti, semplicemente dicendogli fatelo, senza manco dargli un premio. Sicuramente questo Jay ha le sue capacità o comunque le sue conoscenze, quindi se 2 hanno fallito, magari la prossima volta ne arriveranno 3, 5, Ma non lo Julius so. è un risvegliato, Simone. No, Julius è un essere umano comune. Comunissimo essere umano. Potremmo anche portare Gento con noi con la scusa che debba. Che da loro vogliamo un po' di protezione. Certo, però se poi lui fosse il colpevole, però sarebbe più esposto. Oh, Gento non si scrive con la J, vero? No, no, Gento. Gento, Ok. Gento, nome che trovate sul manuale, scrive con la G. Super scoop. Oppure potremmo andarci adesso, che è ancora giorno, e poi stanotte stare insieme a Gento. Giusto per non dividerci, potrebbe essere difficile farcela se facciamo un combattimento magari in uno, in due contro le Lo guardie. so, sì, giustamente anche quello è complesso, però non lo so, vediamo. Sono entrambe situazioni spinose, perché lasciare Gento da solo o portarlo eventualmente da Julius, è un po' un suicidio, e separarci pure un po' un suicidio. Io farei un ragionamento simile a quello che hanno fatto alla fratellanza, però al contrario. Nel senso, io terrei d'occhio Julius, nel caso potesse essere effettivamente quello che pensiamo, e sbattercene di Gento, che tanto al massimo se schiatta viene sostituito in qualche maniera. Gento siamo sicuri che non è il mandante di tutto il casino, perché sennò sarebbe veramente un attore d'altri tempi. E, mentre Julius magari potrebbe Il suo vero esserlo. nome era Gento. Esatto, è Kaiser Soze dei poveri. Una domanda, Simo, a livello politico, quello che ha proposto lui, cioè la morte di Gento, cosa vorrebbe No, aspetta, dire per aspetta. La l'operazione? morte di Gento, la morte di Julius. La morte di Gento, se muore Ok. Ok, Gento allora mentre se noi controlliamo Julius. muore Gento mentre voi in questo momento, mentre voi controllate Julius che sta prendendo letteralmente il controllo della città per agevolare il trasferimento del Gran Tribunale, molto probabilmente Julius prenderà completamente il controllo della città, ok, farà le facenti funzioni del primo cittadino fino a quando non verrà trasferito al tribunale e non ci saranno nuove elezioni per un nuovo padre o madre cittadina. E E in a quel punto quell'interno. sappiamo che è lui. Che No? senso sappiamo che è Nel lui? caso in cui, cioè, se noi guardiamo, teniamo d'occhio Julius e casualmente muore Gento, favorendo una presa di potere di Julius, anche solo temporanea, boh, sappiamo che è lui il mandante. Cioè, a quel Però punto qua. lui ha l'alibi che noi siamo con lui e Ho capito, ma non è quindi. lui che lo ammazza direttamente. Cioè, noi tre capiamo sicuramente che lui è il mandante. Cazzo, 2 volte. Che lo lasciamo da solo, sto povero scemo, cercando di ammazzarlo.
boh, non so, comunque questa è la mia idea. Ah, comunque sì, in effetti noi essendo i suoi uomini di Julius e odiando Rosaria ci interessa più che altro fare chiarezza su questa cosa, nel senso Gento ci interessa fino a un certo punto, insomma. Perché allora anche se Gento impersonifica anche lui l'alleanza in qualche modo, quindi c'è una sorta Simone di... però ha detto una cosa, ha detto che l'esercito di Julius solvecchia di 10 a 1, avevi detto una cosa del genere, sì, quello sì. Avete presente che le guardie cittadine gran parte sono andate via col capitano per combattere Vargan e nel frattempo è arrivato l'esercito che ha detto beh tanto vi proteggiamo noi e si è allargato tantissimo. Capitano che al momento nemmeno c'è, il che mi ricorda anche che potrebbe essere effettivamente un sospettato con anche un alibi, comunque non ce la era un eroe nell'avventura precedente. No, ma il capitano questo... è via da, cioè lo chiede a Sintra, lo dice via da un paio di settimane, non cioè, lui è combattuto di Vargan, è detto per dritta. Se Gento muore, Giulio prende momentaneamente il potere, potrebbe scoprire le carte e dire io sta cosa non la voglio fare, voglio far cadere l'alleanza e voglio far partire da qua la rivoluzione civile con l'esercito che ha? Non lo saprei mai fino a quando non capita. Comunque facciamo in questo modo, portiamo Gento nella base segreta della fratellanza, là è impossibile che attaccano, è proprio impossibile. O meglio, se ci fosse un attacco nella base della fratellanza, si capirebbe che ancora di più che c'è qualcuno che sa dove è posizionato il loro covo e quindi ancora di più che può essere Julius. Questo proprio per aiutarci a rafforzare la cosa e nascondere lui in un luogo sicuro, almeno politicamente. Sì, la base del potrebbe essere un'idea. E nel frattempo noi stiamo con Julius e vediamo di capire qualcosa in più. Ok, allora che ne dite? Oh, poi non lo so, vabbè, potrebbe comunque uccidergli la moglie, i figli e bruciargli il palazzo, però sti cazzi. Vabbè, noi siamo tre, non siamo. Esatto. Gesù Cristo ancora non mi ci hanno rinominato. Pensiamo intanto a lui, poi la moglie e i figli E vabbè, si allora cazzo. così potremmo tenerlo un posto sicuro, in senso, ovviamente poi se Julius scopre le sue carte, anche la base della fratellanza sarà... Altrimenti c'ho un'altra idea che è ancora più Subdola. Ah, subdola e tenete infame. presente una cosa, voi Li comunque... mettiamo nella No. stessa stanza. Voi comunque la sera dovete comunque andare a fare il rapporto a Julius Vabbè, sì, perché lui è il ovvio. vostro superiore in questo momento. Certo. Quindi comunque vada... Certo. Sì, Almeno anche allora, inventarci una cazzata da dirgli come rapporto. se noi mandassimo Gento nella base della setta del gruppo di cui facevano parte gli assassini, facendo leva sull'anziana del fatto che se non lo difendono, con tutti i risvegliati che hanno, noi diremo a tutti che quel gruppo politico ha fatto l'attentato. Quindi su di lei abbiamo un grosso potere. Quindi Gento teoricamente è difeso da una setta, o quantomeno dai suoi anziani, o non so come sono Gento organizzati. è un umano. Eh sì, ma noi facciamo leva sul Una fatto setta non è che. che li vede benissimo, no? Esatto, cioè da una parte è un ordine razzista, cioè sono veramente i nazisti di Awakens, questi qua Però vorrebbero ammazzarli tutti gli esseri umani, quindi fagli un noi gli favore, gli diciamo, fai. se non lo fate, noi facciamo rapporto che il colpo di Stato è partito da voi e poi siete Sì, nella comunque hanno merda. bisogno di un alibi anche loro, perché comunque i due fratelli sono palesemente Esatto, appunto... i due fratelli sono coinvolti e rimandano a loro. Siccome noi siamo diretti segretari, tra virgolette, funzionari di una persona comunque altolocata, il favore diciamo che ce lo devono. Non Sì, è. potrebbe essere Ok. una buona idea. Giusto così ci togliamo dalle palle a questo. E quelli sono Sì, tutti Gento se lo risvegliati, togliamo quindi... dalle palle, quelli sono risvegliati e quindi lo possono difendere, si spera. Perché Diciamo, sì, potrebbero essere più forti dell'esercito stesso di Gento. se quelli là sono puffati dalle pareti, cioè che gli metti le guardie intorno alla stanza o anche dentro,
le uccidono in due punti, loro puffano e tanti saluti. Va bene, allora possiamo fare così, che almeno provare a chiederglielo, magari prova a fare un tiro sotto carisma, non so. Ok, allora torniamo da Isibog, va bene, se siete d'accordo torniamo da Isibog. E io direi di portarci Giacento. Ah, va bene, così gli diamo già il pacco, va bene. Lo immagino entusiasta di questa cosa, sarà felicissimo. Simone, se Gento ci segue. Allora, il problema non è convincere Gento, ma dovete convincere Sirin del fatto che sia una buona idea. Visto che voi state prendendo dalle sue belle mani il padre cittadino, la figura più potente in città, la state portando a un ordine. Può venire anche lui, tanto Siri è un potenziato, sì. No? Sì, è un risvegliato. Vabbè, lui dice, va bene, sto io con Gento tutta la notte per star sicuri e voi state tranquilli. Ok, quindi lo portate... Ma di tanto vi dice, ci penso io a convincere la vecchia del Seabog, che tanto mi conoscono, sanno che sono agguerrito già di mio. Ok, non lanciamo nulla. No, quindi la questione Gento l'avete risolta. Adesso dovete decidere cosa fare con Julius, o se aspettare, fare altro. Mi prendo una pausa che vado al bagno, voi nel frattempo pensate. Io andrei a fare rapporto e con la scusa, magari dormendo lì o comunque cercando di rimanere, cercare di capire qualcosa in più. Io andrei a fare rapporto mettendo praticamente il 90% delle cose che abbiamo scoperto in Sì, no, giornata. mi dovete dire esattamente cosa gli dite, proprio dritto per dritto. Adesso, comunque voi andate su per il Colosso, circa alle 7-8 di sera, il sole è tramontato, comincia a fare freschino, andate alla porta, bussate, vedete che lui sta lavorando delle carte per la guarnigione, quindi sta facendo praticamente nulla di sospetto per un generale, ecco. Sta lavorando. Potremmo fargli un mind trap di quelli importanti, tipo gli diciamo che lui della lettera non sapeva, vero? Della lettera con la J. No. Perfetto. Gli possiamo raccontare una versione simile dove però l'iniziale che c'è sulla lettera non è la J, e vedere un attimo come reagisce. Cioè, allora E lui si ricorda della lettera, ok, ma non sa non sa che nessun c'è dettaglio, scritto. esatto. Esatto, perfetto. Quindi gli possiamo raccontare che effettivamente quella lettera era quella in cui i due tizi venivano incaricati. Ci inventiamo il nome del mittente, lo mettiamo diverso, per vedere come reagisce. E niente, poi beh, omettiamo il fatto che io sia andato dalla fratellanza e tutto quello che abbiamo scoperto che ci potrebbe ricondurre a lui, perché chiaramente... Potrebbe essere puzzona come cosa. Io la farei così, però vediamo cosa dicono anche gli altri. No, è una buona idea, però poi la sua reazione cosa, cioè ipotizziamo che diciamo che ci sarà un'altra lettera, quindi lui immagina un'altra persona. Tu vuoi capire, cioè vuoi fare in modo che lui sia stranito da questa cosa e Esatto, capire. in sostanza è se lui è il mandante e noi gli diciamo che abbiamo trovato la lettera di un altro mandante, lui se non è scemo, e scemo non può essere se è il mandante, automaticamente sa che noi sappiamo e quindi si gioca a scacchi, cioè poi uno dei due prima o poi fa la sua mossa. Se invece lui non è assolutamente quello che noi pensiamo che sia, boh, cioè, non, ce ne accorgiamo, nel senso che lui continuerà a fare sempre il suo comportamento normale, non dovrebbe succedere niente di strano nell'arco di breve tempo. Tutto lì. Ok, va bene, può essere una buona idea. L'unica cosa è come lettera, secondo me, non dobbiamo indicare G di Gento, altrimenti No, ha beh, chiaro, prenderla al volo. l'indigetto è totale proprio. No, magari mettiamo un Esatto. nome, una X, un simbolo. Diciamo che c'era un simbolo, ci mettiamo un simbolo a caso, uno scudo, cazzo ne so. Qualcosa magari Ok. che possa rappresentare i separatisti della zona, quelli che non vogliono essere con l'alleanza, cioè una Va cosa benissimo, del sì. Ok, genere. si può fare, ma Simone, volevo chiederti come funziona il colosso? Ci sono dei soldati a guardia? Siamo saliti Allora, il sopra? colosso ci sono sia dei soldati sotto ogni piede, ok? Perché il colosso, appunto, come dicevo, è simile al colosso di Rodi, quindi.
Ok, sta struttura imponente, ha un piede su un lembo di terra, l'altro piede sull'altro, in mezzo gli passano le navi, ok, lui è altissimo e ha queste scalinate che salgono su per le gambe, su per il torso, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla testa. Ci sono delle guardie, ma essendo voi membri dell'esercito, per quello che sembra la vostra copertura, ok, non... Vi riconosco come la scorta di Julius, quindi non vi faranno domande. E quante ne Capisce? vediamo più o meno fino... Ne vedete 10, ok, lungo tutta la scalinata, più gli altri che sono di pattuglia giù, che girano. Tutto lì. Boh, carichiamo e ammazziamo. No, scherzo. Ok, siamo da Julius all'interno del Colosso, quindi... Ok. Andrea aveva avuto un'idea di fargli un rapporto e indicargli che avevamo trovato quella lettera, però omettendo che ci fosse la J di Julius, ma indicando un altro dettaglio in modo da che lui andasse in stato confusionale, insomma, e quindi se scoprisse le sue carte in qualche modo, appunto, anche in Ok. maniera celata in qualche modo. Vabbè, evitiamo anche di dire dove abbiamo tenuto il tipo, dove è nascosto, diciamo che è ancora Ah beh, nelle infatti è sue l'unica cosa che gli stanze. detengo, sì. Vi darò un suggerimento bello grosso in realtà, che non ci ho pensato fino ad adesso. Chi è che ha visione dimensionale? Io A che livello ce l'hai? Che due. al 2 tu puoi vedere sia gli oggetti, sia le persone, sia gli oggetti con cui hanno interagito quelle persone. Ah, cazzo. Aspetta, Quindi quindi c'è la lettera. il tuo personaggio, se ha la lettera, attiva il potere, ok? Può vedere, Dovresti, Julius, cioè, c'è vede il interagito. marchio, il colore di Julius sopra, per capirci. Ok, beh, a saperlo prima avremmo risolto Tipo, un'ora fa, almeno il dubbio. Ok, passavamo le vabbè, la giornate lettera in ce l'abbiamo taverna. ancora. Sì, esatto, la lettera ce l'abbiamo ancora noi, no? Sì, assolutamente. Ok, vabbè, allora Deve facciamo avere sto la tiro. prova definitiva. No, aspetta che... Allora, io ho realtà 2, quindi tiro solo 2, giusto? Quindi tiro 2, il cancelletto 2 di 6. Marca che sfiga. Comunque. Allora, tira gli altri due per la corruzione, poi decidi se vuoi ritirare o meno. Adesso muoio, mi spunta un tentacolo in Che testa. Quindi sfiga. Madonna. illuminami. E quindi niente, Hai quattro palle. dal viso ti salgono delle linee bianche perché se ti è bruciato sangue nelle vene, gli occhi si annebbiano un attimino, ok? Ok. Urli come un dannato e ciccia, capisci che hai fallito. Cioè, non si fosse capito, sì, lo Esatto. capisco. Ma siamo ai piedi Sono del accorti. colosso, quindi adesso siamo fuori, ci cioè siamo tornati indietro. No, siete al coso, siete davanti all'ufficio, ok? Lo vedete dentro lui, però lui non va ancora visto. Però diciamo che avete fatto un... Cioè lui si è lasciato sfuggire un urletto, quindi adesso lui si è voltato e vi dice, oh, finalmente... Salve. Esatto, finalmente siete tornati. Qual è il vostro rapporto? Insomma, un po' faticati. Vai, Andrea. Divertitevi. Allora, abbiamo scoperto che i due assassini, i due tentati assassini, sono stati ingaggiati tramite una lettera. Questa lettera c'era scritto di fare quello che hanno tentato di fare. Ma non siamo riusciti a risalire ad altro. L'unico particolare è sulla lettera. La lettera era firmata da quello che ci dicono, perché ovviamente non è stata ritrovata, e è stata riportata come firma al simbolo di uno scudo. Ok, fai un tiro di espressività, quindi socialità più espressività per vedere se riesci a leggergli espressioni Allora, socialità. varie. Allora, io di espressività
espressività o zero, cioè non ho niente. Ok. E socialità Beh, non ho fatelo, fa, niente. Ah, fatelo anche, società anche, 1. fatelo anche voi altri due, che tanto. Beh, sì, Dai. tanto siamo là. State tutti guardando lui, quindi. E Ok. l'empatia invece non mi serve perché solo se lui mi dice No, qualcosa giusto. fai anche empatia, sì, Ah, allora espressività, cioè, sono tre vediamo se successi. riuscite a leggerlo. Quindi facciamo tutti empatia. Sì. Io ho fatto un successo. Ok, un successo per te, vediamo. Un successo zero, ok, quindi. Vabbè. 5 non è un successo, vero? Sì, Sono 5 6? su 5 su Ah, 5 e 6 ok. sono un successo. Luca non ha fatto niente di successo, quindi Luca non nota assolutamente nulla di strano. Ah. Voi due vedete che, mentre dice che c'era, non è stato trovato alcuna firma, simbolo di uno scudo, al generale parte un piccolo tic sulla mano. Ok, Eccola. contrae le dita, cose di tipo un tic, uno spasmo nervoso, qualcosa. E vi dice, ok, quindi le indagini sono ancora in alto mare, non abbiamo ancora nessun indizio concreto dello scudo, sappiamo questo scudo se è un simbolo, un casato, un qualcosa. Da quel poco che abbiamo scoperto, no, non è, al momento non è riconducibile a nulla. E l'ordine Seabog cosa dice? Visto che appunto avevano detto, Sirin aveva detto che i Rosencrantz fossero membri dell'ordine di Seabog. Mi pare che ci sia andato Io Vlad. sì, giusto, ci sono andato io. L'ordine se ne è tirato fuori, ha semplicemente detto che si comportavano strano, che avevano perso il controllo dei due fratelli, come diciamo detti, frequentavano, delle persone, ma non sono stati molto vaghi e non hanno saputo dirci niente né dello scudo né dei due fratelli, soltanto hanno accennato a una persona veramente importante. Dicevano che frequentavano questa persona veramente importante di un'altra città, e mentre lo dico cerco di vedere se continua a fare quello spasmo con la mano. Ok, ritira un'altra volta. Ok, quindi Ci decido di riproviamo di fare nuovo di tutti. nuovo. Sì, riparti tutti ovviamente. Due Due successi, successi. quattro successi in totale. Triplo fallimento carpiato io. Quello è il fallimento totale, ossia quando non compare neanche un successo e compare almeno uno. Quindi tu in questo momento sei così assorbito, pensi che il generale sia la persona più santa di sto mondo, essenzialmente. No. Sì, perché il fallimento totale è esattamente come tutti i 5-6 provoca un miglioramento o un peggioramento della situazione. Quindi tu Ok. essenzialmente credi ciecamente al generale la sua sincera curiosità. Sì, esatto. Cioè, hai dei dubbi, però in questo momento pensi che sia veramente sincero. Mentre invece voi altri vedete che appunto il tic si è spostato sull'altra mano, però c'è comunque. Vabbè, allora continuo dicendo, oltretutto pare che questa persona fosse un membro dell'alleanza, Nicchia. probabilmente o politico o militare, perché dalle spie, diciamo dai pettegolezzi che giravano nel loro ordine, dicevano di aver visto una persona con delle vesti particolarmente pregiate alcune volte, no? E anche la forza, diciamo, la leva che poteva fare su questi due assassini era evidentemente di una persona altolocata. Mi Però non sembra che sappiamo. l'ordine Seabog sappia molte più informazioni di quelle che non voglia condividere. Quindi il mio consiglio domani di buon mattino è tornate da loro e cercate di ottenere la verità, perché già vi hanno rivelato un sacco. Se non avete Lei altro da posso dire. usare mente asservita? Sì, certo che puoi usare mente asservita.
Voglio che lui mi dica se chi sono gli altri Rosaria, in modo che scopro anche se lui sia appunto uno di questi e dove trovarli. Ok, va benissimo, tira. Cioè, nel senso, ok, però faccio questa cosa in modo che se vado in corruzione non mi sgammi, quindi magari cerco di avvicinarmi a lui, perché avvicinarmi alla sua scrivania e fingo di scivolare, sì, in modo che possa toccargli la mano o comunque entrare in contatto con lui. Perfetto, e vai. Tira tutto e aggiunge anche uno per la fantasia. La fantasia dell'azione, dai, vediamo un po'. Allora, io ho mente sfida livello 2, sì, quindi ho 3 in mente, quindi sì, lancio 4 di 6. Sì. Ah, yeah. Oh! Vabbè, allora, io comunque, mentre loro parlo, cerco di avvicinarmi, fingo di scivolare, lo tocco e poi... muore. E poi muore, esatto. Allora, scivolare bene, muore. Vediamo completamente sulla... Vediamo sulla corruzione come va. Ok, quanti dadi? Il livello dell'abilità? Quindi 2, 3, non so quanto abbia. Sì, 2. Okay. Grande. Ok, allora... Okay. Facendo finta di scivolare, sbatti il gomito sul il tavolo, quindi riesci a mascherare l'urlo di dolore con il fatto che hai sbattuto il tavolo. Jarius ti dice... dice, si vede che sei stanco, soldato, sarà il caso che ci vediamo domani con calma, va? E così facendo vi congeda e vi dice, ci vediamo domani per un altro rapporto, adesso andate, riposatevi. Allora, metagame, ho due idee. Una, un'ultima domanda, di chiedergli se conosce qualcuno all'interno dei grandi nomi che potrebbe non volere... questa cosa, però, cioè questo spostamento, però poi in realtà ci depista, si può inventare chiunque, noi siamo punta a capo. E la seconda è se mentre ce ne andiamo anch'io provo a fare il mente asservita, che però è il livello 1, e quindi dico, generale, confessi? Va bene, dai, vediamo. Però poi non so come mascherarlo. Il problema è che dobbiamo decidere cosa fare, nel senso che se cerchiamo ancora di indagare e già sappiamo la verità, è meglio agire subito. Però cosa vogliamo fare? Vogliamo ucciderlo, vogliamo rapirlo, vogliamo portarlo a Giarrillo, vorremmo, insomma, questo va capito. Io avevo in mente di scoprire chi erano gli altri suoi appartenenti alla stessa setta e poi trovarli, intanto ucciderlo. In questo modo non ci ritroveremo solo con un cadavere, ma anche con delle informazioni. Oppure potremmo, insomma, rapirlo o qualche altra cosa. Però, insomma, va capito se vogliamo attendere o agire. Ma la domanda è: ma io col caos mentale posso fargli dimenticare tutta questa bella chiacchierata? Sì, caos mentale, a che livello lo hai? 2. Due, sì, puoi cambiargli tipo un'ora di ricordi. Perfetto, allora fagli l'altra domanda, Francesco, se proprio va di merda. Gli... Quindi che gli dico di confessare? Faccio come Men in Black, sì, ti cancello la memoria. Okay. Quindi vabbè, uso mente asservita per farlo confessare, e quindi tiro 2d6 sperando... Oddio, finirà malissimo. Attenzione, un 5 e un 1. Oh, ok, ce l'hai fatta, quindi cosa gli dici? Generale, confessi, perché... Ok, lui vedi che entra in uno stato di trance, ok, perché nel momento in cui tu attivi il potere la persona è entrata in uno stato di trance, confessa e lui comincia a prende una pergamena, ok? Mm-hmm. E vedi che comincia a scrivere, va avanti per mezz'ora. Voi lo guardate, vedete che sta scrivendo una confessione lunga 2,5 km, ok? Mm-hmm. Ok. Nel quale racconta per sile e per segno il piano da lui organizzato come agente operativo di... sfruttare il caos di Liboria per indebolire l'alleanza, ok? Puoi far capitare incidenti sia in città che al momento del trasferimento del Gran Tribunale.
Però non, vedi che non si citano mai nomi di colleghi o altri membri. L'unica cosa è che parla di un suo superiore che si chiama R. Donna E quindi sei lì. Però santissima. comunque alla fine lui ti scrive sul bel pappardellone, ci mette anche il suo sigillo sopra, lo firma, te lo dà in mano. Così. No, Ok. Manco una cena prima di darmi. no, così. E detto ciò, stava un attimo bacalà perché il potere è ancora attivo, ma lui ha finito il compito, quindi è Vabbè, leghiamolo al volo. Ma uccidiamolo. No, aspetta, perché voglio sapere il nome di sto tipo, perché adesso abbiamo la confessione. Quindi magari. No, 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 il nome del tipo non lo sa perché altrimenti l'avrebbe scritto. Cioè, se lui ha scritto Ah, R vuol sa dire che lui lo solo la. conosce come R, Perché deve essere così complicato? perché è una setta di terroristi. Vedrai, ma fai i terroristi Secondo me semplici che dovremmo si fare una fermano. cosa, dovremmo farlo uccidere, però non quando noi siamo lì, altrimenti il fatto di avere questa dichiarazione potrebbe essere stata fatta con la forza. Se lui muore e lascia questo documento nella sua stanza, Vabbè, lo uccidiamo la notte e rimettiamo il documento infilato sulla scrivania come confessione, lo facciamo morire sul tavolo, non lo oppure gli tagliamo i polsi, so. E come se facciamo finta fosse che un si sia suicidio, dissanguato. con tanto di confessione, eccetera, eccetera. Ok, Ok. c'erano altre guardie fuori dalla stanza del generale? Allora, per tutto il colosso ci sono circa 10 guardie che fanno su e giù per le scale. Noi siamo a un piano superiore, Voi siete vero? al piano superiore, dentro una stanza che è dentro uno degli occhi, ok? Non c'è possibilità di fare casino o altro, tutto lì. No, era per sapere se potevamo uscire al volo Sì, e. potete uscire. Cioè, quello che ne sa le guardie, voi siete andati a fare il rapporto al generale, adesso state uscendo per affari vostri, se uscite senza il generale. Ah, perché possiamo uccidere. No, però noi siamo stati dentro almeno mezz'ora, Scusa, quindi dobbiamo possiamo ucciderlo e ucciderlo e poi dire alle guardie che l'abbiamo trovato andarsene. morto. Ma siamo dentro da Anche mezz'ora da abbondante. mezz'ora. Ci Vabbè, magari abbiamo messo mezz'ora a capire che era siamo un po' morto. lenti. La cosa più furba sarebbe ucciderlo in un modo che non lasci tracce. Metterlo a letto e far sembrare che sia morto durante la notte, che è quello che il tipo della fratellanza ha consigliato, tra l'altro. Cioè, fatti in modo che Oppure sembri farlo sparire. mo morte naturale. Come Oppure glielo lo fai facciamo prendere, infatti? sparire, Ma lo facciamo proprio sparire, tipo che non trovano più il corpo e trovano solo la lettera. ce lo mangiamo. Non E la so. vasca da bagno, Aspetta, io immagino. ho medicina e istruzione. Riesco a inventarmi qualcosa, tipo qualche erba al volo che si può trovare o che ho appresso, non so, per fargli un veleno che non può essere trovato, tipo farlo soffocare con qualcosa. Mi verrebbe, gli faccio bere l'inchiostro, che è la cosa più cruenta che. Puoi fargli bere l'inchiostro. Tanto è lì in Ok. trance, così come un baccalà. Ok, allora li facciamo bere l'inchiostro e poi la stanza da letto è in questa stanza? Sì, la stanza da letto Ok. è poco sulla destra, rispetto, una branda rispetto all'ufficio e basta. Allora, prima Sono di tutto abbastanza controlliamo che la spartani. stanza, la stanza sia vuota, ma penso di sì, non ci dovrebbe Sì, essere sì. una guardia dentro. No, non c'è una guardia Ok. dentro. Se va bene, li facciamo bere Stai l'inchiostro e male. lo fichiamo a letto. Oh, non avevo altre idee che li faccio ingoiare il calzino, come lo so. Ma Ah, sì, benissimo. potevamo applicargli un buco in qualche vena o in qualche polmone tramite aghi e cose del genere, farlo morire Beh, soffocato anche così. l'inchiostro è più pittoresco. Sì, solo che è meno spiegabile forse. Cioè, questo è scemo se è dovuto l'inchiostro. Magari. Si è suicidato con l'inchiostro così. No, no, va bene, cioè, Vabbè, ma assolutamente. Tanto.
Possiamo ripulire le tracce in modo sì, che esatto, sembri puoi restare lì, morto. esatto. Ma poi siamo in un mondo medievale, mica c'è CSI che trovano le impronte digitali del genere, no? No, a meno che non hanno i poteri come noi, ma in quel caso noi abbiamo la confessione che cazzo vuoi? Ah. Allora, sai che facciamo bere l'inchiostro, però la boccetta la tengo e la butto poi a mare. Così non c'è neanche la boccetta che ho toccato. Il delitto perfetto, va bene, fate sta cosa. Ok, buono. Facciamo vedere che lo mettiamo a letto, mi tengo la boccetta, sì. Usciamo e il più velocemente possibile ce la confessione la lasciamo lì sul tavolo. Sì. Ah, lì sul tavolo. Ma vi ha detto il membro della fratellanza che non si deve sapere sta cosa in giro, non si deve sapere che lui sia un traditore. Ok? Ah, Dio santo, è vero, la confessione ce la portiamo. Se no stiamo a fare l'arte del caso. Anche perché poi lasceremo tutto ai soldati che dovrebbero prendere delle decisioni in base a questa cosa. Sì, no, è vero, la confessione ce la portiamo, la buttiamo a mare insieme alla boccetta al massimo. Ma no, noi portiamola alla fratellanza, esatto, il nostro compito. La portiamo alla fratellanza, va bene. Però la boccetta la buttiamo nell'inchiostro, anche se nel mare, anche se inquina non fa niente. Non fa niente. Vabbè, esatto. C'hanno altri 1000 anni per risolvere, per arrivare in allora, quella. Allora, fate una... ma no. Avete fatto un piano così perfetto che non vi faccio neanche tirare, tanto le regole me lo consentono. Allora, vi fate bere un litro di inchiostro, questo sente malissimo, ok? Però col fatto che è in trance, col fatto che avete uno con esperto in medicina, riuscite a camuffare bene la cosa in modo che non sembri, lo mettete a letto, ok? Francesco esagera le porzioni. Esatto. Lo mettete a letto girato di... con le coperte in modo che entrando non si veda subito che sia morto, sembri semplicemente addormentato, poi uscite con calma e portate dietro la confessione, la boccetta nascosta, le guardie, dite che il generale è andato a letto perché è molto stanco, di non disturbarlo per nessuna ragione, eccetera eccetera, uscite da lì, buttate in mare la boccetta, tanto non c'è problema, adesso dovete decidere cosa fare, ma tanto la missione praticamente è finita. Ok, allora andiamo... Partiamo dalla tipo, fratellanza. Tra 1000 anni lo ritrovano fossile e ci fanno il diesel con tutto l'incasso che si è mangiato. Allora andate alla fratellanza, vi presentate tutti e tre questa volta. Il tipo del il mentore che aveva parlato prima vi ritrova perché lui non è ancora andato a letto, fa le ore piccole, e gli spiegate la cosa, gli fate vedere la pergamena e... mi fa vedere appunto la pergamena, dice ok, avevate ragione, avete fatto molto bene a farle sembrare che la morte fosse stata accidentale, adesso noi della fratellanza ce ne occuperemo, ok, in modo che questa storia non emerga e in modo che il generale venga seppellito con tutti gli onori, per carità, sempre un eroe. Voi dovete tornare a Giarrillo, ok, e fare attenzione, ok, intanto dovete cercare di andare a casa del generale, ok, tornerete col cadavere del generale a Giarrillo e cercate assolutamente di entrare in casa sua e scoprire chi sia questo R, e da lì in poi riferitevi alla fratellanza di Giarrillo per ulteriori incarichi, okay? Ok, tutto chiaro? Cosa succederà qui a Giarrillo adesso? Il tribunale ci sarà questo spostamento? Sì, lo spostamento ci sarà sicuramente, ci vorrà un po' più tempo, tutto lì. Tutto okay. Lì. E questo è quanto, il giorno dopo poi viene scoperto il cadavere, viene detto che sia morte naturale, quindi sia morto nel sonno, voi... fate finta di essere dispiaciuti, eccetera eccetera, vi offrono, Sirin vi offre di continuare a indagare con lui, ma voi dite no, dobbiamo tornare a Giarrillo col cadavere, darlo alla famiglia, eccetera eccetera. Entro la sera avete ripreso tutto, ma avete lasciato lì l'esercito, siete ripartiti in nave per Giarrillo. A Giarrillo la vostra avventura, tutto il resto si vedrà. Con una boccetta di inchiostro. Con una boccetta di inchiostro, esatto. E tanta sfiga uccide, tutto il resto. Ferisce più la penna che la spada, signori. Esatto, vedi. Questo è il avventura. Senso. Falli ingoiare l'inchiostro della penna, okay. E vedi se poi gli devi... Va bene, allora Simone, io chiuderei la live, poi dopo ci salutiamo con i ragazzi. Assolutamente, quindi salutiamo tutti quelli che sono andati fin qua. Buona serata a tutti. Ciao Facebook.
Esatto. Ciao. Non bevete l'inchiostro. Non bevete l'inchiostro, ciao.